sera, frutta fresca di stagione, i chicomori quest'amore, più crema dopo sole che tormentone, ha belli capelli ma sì, un passo di twist and I have a dream, le scarpe di Travolta nel festival gris, come mi agito quando sei qui, anima mia, portami via, sopra un ricordo di sana follia, malinconia mia, terapia. Change this in the second half and yeah, and at the end we win as a team, but as I said, all changes did it well and helped the team. Also with let's say first or second assist from Davis, so everybody was really good in the second half. Allora, diciamo che anche Cabasele è entrato benissimo e il suo ingresso è stato decisivo perché ha giocato più palloni lui da quando è entrato che tutti e tre i difensori messi insieme nel primo tempo e questo ha permesso alla squadra di essere molto più mobile e dinamica. Toven oggi ha fatto una partita incredibile, entusiasmante e sin dall'inizio forse è stato l'unico che ha giocato anche con coraggio già nel primo tempo. L'intervallo abbiamo fatto dei correttivi, abbiamo cambiato ed è andata bene, ma tutti i cambi hanno fatto molto bene, anche ad esempio Zarraga e Davis che è entrato ed ha fatto il suo secondo assist quest'anno entrando dalla panchina. Grazie. L'ultima, chiudiamo. Siamo fuori del tempo. Buonasera mister, Vanni Zagnoli a nordest.it Sport Senators. Chiedo come giudica il record straordinario dell'Udinese, dei 30 campionati di fila, neanche l'Atalanta non c'è mai stata una non metropolitana a questo livello e che differenze ravvisa fra il calcio polacco, quello tedesco e quello che ha visto finora? Now you touch about the record of the club of the 33rd season in Serie A and what is the main difference between the Polish and Italian football? Oh, the main difference between I don't like to compare the leagues because each league has his specific things. For sure, we are speaking here about the top five league, so I think that says a lot. But also, the Polish league is difficult to play, especially when you are the favorite. It's very physical league, very focused on second balls, on set play, but. Salute. It's a just much higher level, you know, individual quality players from the tactical point as well and many other things. But as I said, I don't want now to say that the Polish league is a bad league. On contrary, it's a very difficult league and you have there also good teams, but not that much good like in the Serie A. Yeah, so and for me it's a challenge, for me it's you know, also I'm still in the process of adjustment and adaptation, yeah, I will try to do my job as best as possible until the end. In generale non mi piace, partiamo dalla fine, comparare i campionati, ogni campionato ha le sue specifiche, anche il campionato polacco è difficile, soprattutto se, come nel suo caso, ti trovi ad affrontarlo da favorito. È una lega molto fisica, nella quale si gioca molto sulla seconda palla, in Italia chiaramente c'è più qualità e più attenzione alla tattica, in generale il livello è più alto, ma non voglio fare paragoni, anche perché in Polonia ci sono diverse ottime squadre, magari non tante quanto in Italia, ma ci sono. Per quanto riguarda l'altra domanda, invece lui vuole soltanto fare il meglio ed è una grande responsabilità e un orgoglio, chiaramente, quindi vuole fare al meglio possibile il suo lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Sono delle parole, quelle che abbiamo ascoltato, dell'allenatore che in questo momento guida la classifica di Serie A. Solitario, Costa Rugnaic, arrivato in qualche modo in sordina, sconosciuto da tutti i signori, dopo 4 giornate, guarda tutti dall'alto. Lui e la sua Udinese. Bentrovati a questo particolare Udinese Tonight in cui facciamo fatica a trattenere l'entusiasmo perché è stata una serata
pazzesca. Saluto subito Gianfranco Cinello. Buonasera a tutti. Marco Tavian. Ciao Giorgio, non svegliatemi. No, non svegliate, rimaniamo così. Ma c'è Campazzo vicino a te che intrattiene ben salda la realtà. Ciao Massimo. Posso andare? Avendolo visto dico, boh, mi sono cariati tutti i denti a posto, voglio dire. Tu pensa che io ho visto la partita con lui. Quindi, ognuno c'ha le sue. Adrenalina mille. Salutiamo anche Alessandro Surza. Ciao, 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 ciao ragazzi. Nessuna fatica a stare 6 ore in piedi oggi. Direi oggi no, possiamo fare 3 trasmissioni se vuoi, perché oggi è veramente una bella, bella, bella serata. Allora, quant'è che non stavamo in cima alla classifica da soli? Dal 2011-2012, esattamente 13 anni, era l'ottava giornata, qua siamo alla quarta, però erano 13 anni. Poi di altre grandi partenze ne abbiamo avute, la vogliamo andare adesso subito, la classifica di quell'anno? Fammela vedere, perché dovremmo avere, ecco, questa è la classifica del 2011-2012 con l'Udinese là davanti a tutti. C'era Francesco Guidolin, era l'anno in cui l'Udinese ripartiva dopo le cessioni di Sanchez, Inler e Zapata, erano arrivati Danilo, Dusan Basta era il nuovo titolare con lo scalamento centrale di Isla e c'era Fabbrini dietro Totò. Quell'Udinese lì di Guidolin dopo 8 giornate era prima in classifica. Come detto, di partenze positive ce ne sono state altre, quella con Stramaccioni, quella con Sottil di 2 anni fa, ma non eravamo mai stati da soli come invece siamo quest'anno. Siamo alla quarta, all'inizio, però era 13 anni, fateci godere un po'. Tra l'altro, a differenza del primato solitario con Guidolin, lì, come dicevi tu, la squadra era cambiata molto. Qui, signori, ce lo stavamo dicendo, la squadra rispetto all'anno scorso, gli 11 titolari in campo, c'era un giocatore nuovo. E non ci davamo pace, guardando la partita con Taviana e Cinello, a dire, ma come, cos'è successo? Allora, vi preannuncio che saremo ovviamente collegati da Parma con tutti i contributi, collegati col Poma che rientra da una trasferta memorabile. Ah, c'è già lì il Poma! Vado a salutarlo subito! Come andiamo a festeggiamenti, Poma? No, oh, Giorgia. Niente, Giorgia. Mi aspettavo qualcosa di grande, però, Giorgia, purtroppo sono un po' così, purtroppo sì! La capolista se ne va! La capolista se ne va! Ale Giorgia! Siamo impazziti per l'Udinese, siamo impazziti oggi, tutti pazzi per l'Udinese, dobbiamo godere di questo momento, dobbiamo godere, dobbiamo gioire, dobbiamo dedicare questa vittoria a tutto il movimento bianconero, a chi c'è, a chi c'era, a chi ci sarà, perché questa vittoria è meritatissima! Mamma mia, Renata, che giornata! Ma che bella giornata! Ormai la notte adesso! La notte sarà lunga e giovane! Comunque complimenti per il look, cara Giorgia, mi piace quel look, quel confettino lì, mi piace quel rosa. Complimenti a tutto lo studio, perché abbiamo uno studio bellissimo, però oggi qui a Parma hanno capito di che pasta è fatta l'Udinese, anzi di che prosciutto è fatto il Friuli e l'Udinese! Siamo veramente tosti e come dicevo prima anche cara Giorgia, questa vittoria veramente la dedichiamo a tutti e soprattutto ancora amico Aldo Scubin, perché ci sta guardando in questo momento, quindi caro Aldo, la gente come noi non molla mai! Comunque cara Giorgia, adesso si parte, noi siamo qui, ti ascoltiamo, ti vediamo e godiamo tutti insieme, sempre e solo forza! Che meraviglia, Poma, grazie, ci hai assolutamente messo in atmosfera su quel pullman, sarà un ritorno fantastico, e ve lo meritate, dopo i ritorni dell'anno scorso, tristi, silenziosi, è giusto, bisogna gioire, assolutamente, torneremo presto da voi, Poma, per monitorare il vostro viaggio, sappiamo che ci sono già dei tifosi che stanno chiedendo quando arriva la squadra per andare a tributarle omaggio. Alle 22:50, secondo quello che abbiamo potuto verificare, grazie anche al tifoso che ci ha segnalato, dandoci una mano ovviamente, perché tra una diretta e l'altra non era così facile controllare, dovrebbe rientrare a Ronchi alle 22:50. Quindi, allora, manca, serve che ve lo diciamo? Non lo so, voi andate là e poi manca un'ora e 40, un'ora e 38. Quindi, sì, allora guardate un'altra oretta di Tonight, poi, però poi andate, se chiudiamo prima andiamo anche noi magari così, mi tocca portare Taviana, ragazzi, sapevo, mi tocca portare Taviana.
Però, insomma, se andate là, però come minimo ci mandate le foto e, foto e video, vi collegate via Skype, eh? Quindi segnalate nomi e cognomi a Sursa, esatto, di chi va, vi mandiamo il link e quando arrivate a Ronchi dovete aprire i vostri cellulari e collegarvi con noi. Esatto. Questa è una sfida che lanciamo immediatamente, preparatevi. Allora diciamolo che non serve neanche aspettare il link, basta andare su Skype a cercare il nostro nome, esatto, e far partire. Io do tutte le istruzioni. Quindi, scrivetemi se volete, se andate a Ronchi, scrivete al numero che vedete che non c'è più adesso, ah sì, c'è cioè in alto a sinistra, lo vedo poco, ok? Scrivetemi se andate a Ronchi, che poi ci accordiamo. Sì, sono stanco ed emozionato. C'è Campazzo che ci sta considerando dei pazzi, esatto, ma probabilmente non state così. Tanto bene, ma siamo, insomma, ci stiamo prendendo questo momento di gioia. Che cos'è che vi ha colpito stasera? Parto da Gianfranco Cinello, la dimostrazione che ti ha dato questa squadra che ti ha reso questa serata così bella. Ma la cosa, cioè la gioia chiaramente e anche la vittoria nettamente meritata, ma a me è piaciuto tantissimo il fatto che comunque nel primo tempo, pur avendo fatto la partita, avendo avuto le occasioni, le disattenzioni fatte a livello difensivo in maniera, non dico banale, ma insomma non abbastanza grave, avevano compromesso il risultato. C'è stata la possibilità di, col palo di Luca, di accorciare subito, ma la squadra, e quando parlo di squadra parlo anche del mister, non si è disunita, ha cambiato modulo, ha fatto le sostituzioni e ha ribaltato con grandissima tranquillità. Mentre si vedeva la partita, che la vedevamo insieme, si respirava dalla TV che da un momento all'altro la squadra avrebbe potuto recuperarla e vincerla con merito, giocando un bel calcio. Quindi proprio questa, diciamo, questa freddezza nel reagire con la testa e sul campo che ha permesso di ribaltare nettamente e meritatamente la partita. È vero, perché Marco era partita da un incubo, dopo due minuti quel gol assurdo, ed è finita in tripudio e in mezzo, sì, 90 minuti in cui la squadra non ha mollato mai. In cui la squadra ha un'idea, insieme al proprio allenatore, che è quella di giocare con quel sistema di gioco, quindi neanche le cose avverse, no? Perché il gol abbiamo preso il secondo gol. C'è stata una traversa clamorosa su una svirgolata di Koulibaly, dove onestamente Chicchizola non si è capito dalla deviata sulla traversa, quindi traversa anche da parte dell'Udinese. Poi sul 2-0, preso il gol al 43esimo, che è il momento peggiore per prendere gol, al 44esimo Luca calcia molto bene in diagonale, colpisce il palo, sembra veramente che sia la serata stregata. E invece l'Udinese ha giocato per 95 minuti con quella concentrazione, quella capacità e quello che avevano preparato. E questo è quello che disse Runic, scusami Giorgia, alla sua presentazione, di avere una squadra che abbia una propria identità. E l'ha dimostrato, cioè a prescindere di tutte le situazioni avverse, no, che gli erano capitate, soprattutto nei primi 45 minuti. Vogliamo sentire 30 secondi di come la spiega Pecchia in diretta, poi torniamo a parlarne. Sentiamo. Con un livello più basso. E quando fai tutto con un livello un po' più basso, non al massimo, può succedere quello che è successo quando siamo stati un po' più nel palleggio, un po' più sporchi nella riaggressione, un pressing fatto un tono minore, una riaggressione meno, e poi di fronte abbiamo trovato una squadra che nel secondo tempo ha fatto una gran partita e l'ha ribaltata e con merito. C'è un problema di cartellini rossi? Ci piace. Una descrizione direi perfetta della partita, Max, perché poi tante volte sentiamo delle scuse campate in aria, l'ha raccontata bene, questa è stata la partita. Cosa mi ha colpito, per ritornare, allora, io prima di questa partita avevo l'idea dell'Udinese di una squadra molto più propositiva e molto meglio organizzata dell'anno scorso, ma anche di una squadra molto molto fortunata, dico la verità, prima di questa partita, perché obiettivamente col Bologna hai strappato un punto, con il Como non meritavi di vincere a mio avviso. Oggi addirittura sei in credito perché sei stato molto sfortunato, quindi hai stravinto e con un po' più di attenzione avresti vinto comodo, avresti vinto largo contro una squadra, adesso Pecchia lo dice, forse lo ha capito, non può giocare così il Parma in generale, perché in tutto il campionato è sempre stata rimontata, ne parlavamo con Gianfranco, in Serie B è stata rimontata spesso e volentieri, un calcio bello, utopistico, però questo non offusca i grandissimi meriti dell'Udinese di oggi. Udinese, il risultato giusto di questa partita senza qualche sbavatura era Udinese, Parma, Udinese 0-2, questo è il risultato giusto, punto e basta. A questo punto è una carica emotiva clamorosa di una squadra che oggi ha fatto vedere anche un'altra cosa, una rosa molto molto profonda, con tanti giocatori futuribili e qualcuno non l'abbiamo ancora visto.
butto lì a livello di provocazione, mi piacerebbe vedere Davis titolare. Me la butto lì, perché secondo me una volta che è entrato Davis oggi abbiamo giocato molto molto meglio, ragazzi. Questo è un tema, e un altro è quello che dicevamo prima, che di fatto, allora, ci dovrebbe essere Davis pronto. Allora, parla in inglese, quindi saremo bravi tutti insieme ad ascoltare e poi a cercare di tradurre. Quindi andiamo ad ascoltarlo in inglese, Kenan Davis, assolutamente protagonista da quando è entrato, perché ha toccato quei tre palloni ogni volta, ha creato qualcosa di incredibile, è fortissimo. Kenan Davis. How are you doing, NSA fans? I'm very happy for the win today. I'm very happy to help the team stepping into the game and helping the team with an assist. We're also happy. And thank you to the fans that traveled to the game to support us. It's the first time after four games that we're top of the table, so we're doing really well. And we're very happy. So, andiamo, forza ragazzi, forza Udinese. Yes, I'm very happy to step into the game and help the team to get an assist for Florian. Obviously, after last year, I didn't play many games, and this year I've started strong and I'm getting fit and fitter each game to help Udinese be where we belong. So, yeah, let's go. Allora, qualcosa anche in italiano, quindi abbiamo capito. Quella l'ha capita anche Marco. Quella l'ha capita tutta, però insomma, Happy l'ha detto credo 66 volte in un minuto. Ho prodotto per Max. Ha anche ringraziato i tifosi per non aver mai smesso di incitarli quando erano sotto 2-0, quindi quando c'erano dei trouble, no? Delle difficoltà. Ha ringraziato per l'assist. E poi sì, ha ironizzato anche su quell'assist che Tovegli ha rubato di fatto il gol, tra l'altro. Io sul momento avevo anche temuto che fosse fuori gioco. Esatto, perché quando succedono quei gol lì a un metro dalla porta, secondo me ha fatto bene a intervenire. Non sai se c'è l'uomo dietro che te la butta fuori la palla, devi farlo. Sì, però lui ha fatto anche l'assist a Floriane, quindi insomma. Però ragazzi, ogni volta che entra questo ragazzo spacca decide, la partita. Sì, è vero. O di testa o di piede, i movimenti sono tutti giusti, ti fa giocare bene, le distanze sono corrette, difende palla, è veloce, è furbo. Grazie, forte e basta, Davis, scusate. Vabbè, cominciamo dall'attacco, perché ragazzi siamo partiti con Luca e Toven, un gol Luca, due Toven, poi si è cambiato tutto, si è messo dentro Davis, si è messo dentro Brenner, cioè di ricambi, di soluzioni ce n'è veramente tante, tutte con giocatori. Brenner, che tra l'altro avevamo giudicato uno dei migliori nell'ultima partita, aveva segnato il gol della vittoria, quindi in grande spolvero, oggi si è accomodato in panchina, è entrato nel secondo tempo, c'è veramente un assortimento, chiamiamolo così, Gianfranco, incredibile. Incredibile, di grande qualità, non solo nel reparto avanzato, tra l'altro abbiamo Sanchez nei box, ai box, quindi tantissimi ricambi di qualità, ma anche in mezzo... Ce la dura. E anche in mezzo al campo e anche in fase difensiva è entrato Cabasele molto bene, quindi abbiamo una squadra completa. E si parlava prima appunto con Marco che rispetto all'anno scorso, che tu facevi cambi e purtroppo per motivazione di condizione o di infortuni erano quasi sempre peggiorativi, invece quest'anno mantieni il minimo lo stesso livello, se non lo migliori, quindi l'Udinese proprio ha dominato anche fisicamente il Parma nel secondo tempo, cioè era nettamente più forte, no? Una piccola statistica che mi piace dire, i numeri non sono tutti, no? Ma siamo partiti dal 23% del possesso palla a Bologna, niente, abbiamo avuto il 30% circa con la Lazio, il 43% con e stasera il 53%, 18 tiri a 9 per l'Udinese stasera. Okoye, a parte i due gol, mi sembra nessuna tapparata, per dire. Io grazie a Dio non ho visto la partita con Marco, però alla fin fine siamo arrivati alla stessa conclusione. Lo so, immagino, è tipo andare allo zoo. Ma il discorso è che sul 2-0 loro non meritavano di essere avanti gol. Avevi la sensazione che partita bugiarda, perché cosa avevano fatto? Due errori gravi nostri, indubbiamente, però... In mezzo c'erano la mezza girata di Toven, bellissima uscita di poco, il sinistro giro di Toven, un'autotraversa, un palo pieno. Ragazzi, non meritavi di essere sotto 2-0, ma neanche lontanamente, ma avevi sempre la sensazione, come dicevate voi, che ogni azione potessi fargli male. Tutto questo condito, sai che è stato mio mantra l'anno scorso, e adesso mi devo togliere qualche sassolino. Togliamo il sassolino, vai. Con 10 undicesimi della squadra dell'anno scorso. C'era solo Karlström al posto di Wallace. Ecco, quando io l'anno scorso dissi... Anche a casa. Ed è un tema, tra poco scateniamo anche i messaggi. Ale, tu lo sai che mi hanno attaccato il mondo quando io queste cose qua le ho dette a marzo, aprile, a maggio del 2024, quindi in tempi non sospetti. Io con tutto il rispetto che ho per Karlström, che è un giocatore che con me ormai non esce più dal campo, perché onestamente è un equilibratore pazzesco,
ma non è Diego Armando Maradona, ma ha dato un equilibrio e riesce incredibilmente, grazie soprattutto all'allenatore, perché poi il manico conta, c'è poco da fare, certo, a avere stravolto completamente una squadra. Cioè noi il 26 maggio eravamo qua a piangere per un gol salvezza colto negli ultimi 14 minuti di gioco. Oggi siamo il 16 di settembre, quindi 4-5 mesi dopo siamo primi in classifica. Ora, io mi auguro di restare così fino a maggio 2025, sarà difficile. Ma non è il primo in classifica o i punti, è come questa squadra sta giocando. Perché questa sera, onestamente, la squadra è andata in campo e anche sotto del 2-0 non si è disunita, non si è lamentata. Ha continuato a giocare. Quando Rune ci diceva io voglio che una squadra che giochi, che abbia una propria identità e che faccia le cose che noi facciamo la settimana in campo, le vedo, quindi non erano solo chiacchiere in conferenza stampa dove tutti si è bravi a parlare, ma sono cose sul campo, perché 2-0 maturato in quella maniera, prende un tiro, due gol, due traverse, le cose che non ti sembra che sia la serata stregata, dici vabbè, sì, stasera va così, stasera gol va al 43esimo, 2-0, sì, tu un minuto dopo puoi riaprire, no, palo interno e la palla viene respinta, sì, sì, è vero. La squadra gioca, e tanto è vero, l'hai detto tu, no, Giorgia, sì, sì, sul due pari hai detto adesso possiamo vincere, adesso la partita, possiamo vincere, tu certo, l'hai detto, quindi certo, voglio dire, tutti poi l'ha ribadito Keita. Poi Keita, insomma, c'è il suo. Capisci? Quindi veramente abbiamo la percezione, no, di dire ma questa è un'altra squadra. È un'altra squadra, ma è incredibile come il cambiamento, consentitemi, dell'aria, perché si tratta di fare un bel giro, dai, di aprire le finestre, però, di fare uscire l'aria viziata. Il manico. Certo, il manico ma lo crea l'ambiente. Vabbè, assolutamente. L'aria positiva la crea chi gestisce. Sì, il manico, no, io parlo di gestione. Hanno cambiato tante cose. Certo, le scelte, cioè, negli uomini nuovi, nei posti importanti. C'è quel signore là dietro che è il miglior giocatore del campionato. È il miglior giocatore del campionato, poco da dire, ragazzi. Un grandissimo giocatore. Ma è il più forte del campionato, è il più decisivo di tutti. Non ne trovo uno che abbia lo stesso impatto. Ragazzi, momento, siamo a tre gol in questo in momento, sì. Vabbè, in questo momento se prendi un singolo giocatore delle 20 squadre, se uno fa l'asta di fantacalcio sarà il tra più decisivo. Ma perché ha un impatto clamoroso, ragazzi, clamoroso. Tra l'altro quando prende palla, io sapete che tipo sti colori, mi aspetto sempre che inventi qualcosa. Cioè, pochi giocatori ti accendono la fantasia, sì, ma in qualunque zona del campo, perché magari basta un filtrante, non sempre al limite dell'area. Quando prende palla hai la sensazione che disegna. E quindi il palo questo di Lucca nasce da, certo, da un lancio, certo, di Tovenda a centrocampo. Certo. Se Gianfranco fosse più giovane, con Tovenda vicino va in doppia cifra, sicuro. Certo, ma non c'è dubbio. Non c'è, sì, dubbio. Le palle che gli mette sulla testa è incredibile. Sì, sì. Cioè, ragazzi, ma è un giocatore che fa far gol a tutti, questo qua. Sì, sì, è incredibile. Allora, andiamo a sentire com'è l'atmosfera in Corriera sul ritorno, poi andiamo a scatenare un po' di messaggi. Poma, che belli che siete, felici. Giorgia, c'è un problema. Qual è? Accendere un mutuo per comprare una corriera qua, capito com'è il discorso? E qua tutti vogliono andare in trasferta adesso, partendo già dalla prossima settimana la Roma, però con calma, perché c'è prima la Salernitana, sedicesimi di Coppa Italia, mercoledì vi vogliamo tutti allo stadio, mercoledì. Si vede che l'entusiasmo ti ha dato la testa, è il 25, prima c'è la Roma, poi c'è la Coppa Italia. La Coppa Italia, dopo. Prima la Roma, è qua, sto facendo confusione, è vero, sto facendo confusione, sono veramente. Non ho bevuto niente, devi dire la verità, Renata, cosa ho bevuto? Neanche niente. Mi avete visto dimagrito? Vedete la verità? Madonna! Mi avete visto dimagrito? La verità. Questo veramente? Asciugato? Asciugato no. Comunque, non avete citato un grande campione che ho preso al fantacalcio. Jürgen Heckelkamp ha fatto una partita straordinaria, è entrato ed è veramente, ha lasciato subito il segno, quindi quest'anno abbiamo veramente 25 titolari, bravi, uno più bravo dell'altro. Bene. Cosa si mangia, Renata, tra poco? Perché loro vogliono sapere cosa si mangia. Abbiamo un po' di tramezzini, misti, abbiamo le focacce, la pizza Poma. Fatta in onore di Poma, che hanno fatto la pizza Poma e formaggio, stecchini vari. Va bene, quindi io mangerò qualcosina, lo faccio sempre solo per voi, lo faccio per lo studio, il dolcetto. Per Campazzo c'è qualcosa, per Campazzo, se no si offende quello lì. Se ci aspetta. Se ci aspetta, ma sapete che ha qualche problema di intolleranza alimentare lui, quindi. Cioè? Perché vabbè, cioè che deve mangiare meno, Campazzo non può mangiare pizza, eccetera. Allora, il problema è trovare la corriera per Roma, fatemi capire, perché qui ogni volta con Renata dobbiamo fare gli appelli ai possessori di corriere.
Cioè, dobbiamo fare degli appelli, Renata, cosa dobbiamo fare? Come? Ce l'hai la corriera per Roma? A Roma andiamo in treno. Hanno preso direttamente perfetto. Di un treno, incredibile, un vagone di un treno, Renato ormai non si pone più limiti, mai, ha fatto una collaborazione. Certo. Allora, torno tra pochissimo, andiamo a sentire in diretta le parole di Cabasele da Parma. Come sta la squadra, perché comunque sono testa alla classifica della Serie A, dopo una stagione l'anno scorso molto complicata, la conosci bene questa storia, questa... come si ci sente adesso? Sì, siamo felici perché abbiamo avuto una stagione difficile l'anno scorso, quindi sì, questo tipo di vittoria fa un piacere a tutti, certamente. Perfetto, grazie. Se hai veloce, al volo. Per cosa è speciale la famiglia Pozzo, il bello di questa proprietà più longeva dell'intero calcio italiano? Che sensazione ha parlando con entrambi, insomma, padre e figlio? Sì, sono, prima di essere il proprietario, sono i tifosi della squadra e loro hanno tante esperienze nel calcio e loro sanno quel tipo di giocatori che Watford ha bisogno o che l'Udinese ha bisogno, e 30 anni da fila nella Serie A è un grande orgoglio per loro, certamente. Grazie a tutti. Eccolo qui, rapido e indolore, Cabasele, che dicevamo essere un'altra grande rivelazione, perché era finito completamente ai margini, dimenticato da tutti, e aveva fatto insomma non bene la scorsa stagione, e improvvisamente ce lo ritroviamo come prima scelta dopo i tre titolari, no? Perché insomma entra praticamente sempre. Anche qui è stato rigenerato Giorgio. È il cambiamento d'aria che fa bene a tutti? Ma sai, non è solo questione di aria, è questione di come si lavora, e molto dipende anche da come tiene anche in considerazione i giocatori. Io credo che ha una profondità di rosa quest'anno l'Udinese pazzesca, perché è vero che la qualità in avanti, io non lo so le scelte che farà Runiec, che sono davvero difficili, perché giustamente Max, ha detto anche da noi, Davis è un giocatore che meriterebbe forse di partire dall'inizio, ma non dimentichiamoci che Luca ha fatto gol stasera, quindi già questo è un bel dilemma, no? Sì, però ha fatto gol, ma obiettivamente non, a me personalmente non è che abbia entusiasmato, tutt'altro. Però tutt'altro. I numeri dicono che mi fa 2 gol di testa su 4 partite, Max, e onestamente, sai, tengo in considerazione questa cosa. Udinese, non è che voglio andare contro la Luca, però diciamo le cose come sono, se no secondo me pecchiamo di parzialità. E in questo Udinese, con una produzione offensiva di questo genere, non è difficile andare alla conclusione, ma per come ha fatto, o meglio, non ha fatto giocare la squadra, un paio di volte ha innescato l'avversario, e il nervosismo, la polemica subito dopo il gol, una cosa e l'altra. Io, se ho l'alternativa a Davis, faccio giocare Davis. Con Luca non sono mai tenero, perché con tutto quello che madre natura gli ha dato, deve fare di più. No, Max, quello dico io, eh. Non è che ce l'ho con lui, ci mancherebbe altro. Io giudico, se le facesse Davis, direi Davis, capito? Al sì, contrario. Questo era per dirti la profondità di rosa, ma non solo nel reparto offensivo, ma anche in terza linea, no? Perché Perez non è molto che partito, però sembra che ci siamo già dimenticati, per fortuna, sì, ci siamo già dimenticati. Sì, Christensen all'esordio ha fatto molto bene quest'oggi, Cabasele ormai è il quarto difensore, Zanetti, cioè, voglio dire, è una squadra veramente, secondo me, che può darti grandi soddisfazioni, perché ha una profondità di rosa con 20 giocatori, ma il Poma diceva di Ekelekamp, quindi ha una come una l'hai chiamato? Ekelekamp. Così? Vabbè, insomma, si dovrebbe dire Ekelekamp. Però non ne sono sicurissima. Però è una marca di caramelle. No? Sì. Quindi ha veramente tantissime scelte, no? E questo secondo me ha la forza di poter fare due cambi dall'inizio, prima dell'inizio del secondo tempo, e la squadra già si è giovata di questi due cambi, e poi Zarraga è entrato molto bene. Sì. Brenner era il giocatore. Non l'hai visto, ma Brenner è. Certo. Io mi aspettavo in campo bravo, che bravo, quindi voglio dire. E manca Sancho. Manca Sancho. Guarda, che io dicevo scherzando prima, ma neanche tanto, guarda che c'è la dura a trovare posto. Gianfranco, dimmi la tua su Luca Davis.
Allora, intanto sono due giocatori diversi, no? per caratteristiche, diciamo così. Davis è molto più tecnico e molto più, secondo me, anche abile nella protezione della palla, nel dare i tempi di gioco ai propri compagni, ma anche qualche anno di più. Quindi Luca è in grande spolvero, non dimentichiamoci che è arrivato l'anno scorso col massimo 6 gol fatti al Pisa, quindi bisogna crescere, deve migliorare, come dice Massimo, nella gestione della palla, nei movimenti, però tanto di cappello. Invece volevo fare una domanda ai miei due compagni qui di viaggio. Che idea si sono fatti dallo schieramento iniziale di Rugna, perché è partito col 3-5-2, quindi con due punte sole, e nonostante avesse mantenuto, secondo me, il comando del gioco, eravamo sotto i 2-0. Ha cambiato modulo, giocatore, secondo te, ma subito pareggiato. Se è stato casuale, perché l'idea mia è stata questa, che lui si sia schierato così perché alla prima di campionato a Bologna ha incontrato una squadra col 4-2-3-1 e abbiamo sofferto tremendamente sugli esterni. Forse ha visto il Parma, di tamponare Mare un po' così, però dopo si è ricreduto un po' per il risultato. Ma l'idea mia era questa, volevo sentire da loro due cosa ne pensavano. Che dite? Poi andiamo a sentirlo, Rugna. Fai tu, poi dico io. Credo che sia stata quella la scelta, perché anche a me ha stupito, no? Visto che la squadra in tutto il precampionato si è schierata con il 3-4-2-1, no? Quindi vedere i tre in mezzo al campo, Castron, Pagero e Sandy Lovric, mi ha un po' stupito, dico la verità. La risposta, la domanda non abbiamo potuto fargliela, la risposta che ci siamo dati noi e anche io era quella che magari appunto in mezzo al campo volesse la superiorità numerica, che però guarda caso non ha prodotto quello che doveva, perché noi siamo sotto due reti, che non era mai successo in questo campionato. Nel secondo tempo è vero, è corso ai ripari, perché siamo andati con il 3-4-2-1, però detto, no, che noi parliamo molto di numeri, secondo me più che di modulo erano proprio giocatori diversi, cioè abbiamo messo dentro un centrocampista, per meglio dire, perché poi i numeri si scrivono, ma è meglio dire che abbiamo messo dentro un centrocampista anche di tempeste assalto, quale potesse essere Sandy Lovic o Pagero, e abbiamo tolto un trequartista, che è Brenner, perché l'escluso è stato lui. Questo secondo me i frutti non li ha portati, ma la squadra però ha sempre giocato, cioè anche nel primo tempo segue con qualche difficoltà in più, perché comunque prendi gol. Il Parma nei primi 10 minuti onestamente ci veniva a prendere altissimi, no? Con difficoltà anche di gestione palla dietro. Però l'Udinese non ha mai avuto la frenesia di lanciare, ha continuato a giocare. Poi nel secondo tempo l'entrata di Ekelenkamp. Niente, non gioire perché l'hai sbagliato. Non gioire perché l'hai sbagliato. De Romandese ha permesso di tornare col 3-4-2-1, forse, e guarda caso Tovem poi è salito in cattedra, perché c'era un altro giocatore di qualità come lui in mezzo al campo, mentre nel primo tempo era solamente lui con Luca. E non so se è un caso, ma nel secondo tempo abbiamo fatto 3 gol. È andata meglio, quindi, decisamente. Questa è la mia versione. Allora, aspetta un attimo a rispondere. Andiamo a sentire Rugnaic, poi devo salutare i bambini col Poma e poi devo scatenare i messaggi da casa. Rugnaic. Coach, an amazing game, also with the heartbreaking coming back from 2 goals down. First of all, I ask of you for the emotions of this kind of match. Yeah, what to say is it was amazing second half, especially the second half. It was a great and strong comeback from our team. We have shown passion, energy, character, also a good ball. All in all, at the end, I think we deserved the win, because the first half we didn't play good, but also we didn't play that bad. So we conceded easy goals, and congrats to the team, to the amazing second half, and also happy and very grateful for our fans and their support. Mister, una partita rimontando da 2 gol sotto, 2-0 a 3-2 al Cardio Palma, ma una grande vittoria. Quali le sensazioni? Il mister ha risposto che anche nel primo tempo è stata una partita non giocata benissimo, ma neanche male. Abbiamo concesso con delle sbavature 2 gol, poi nella ripresa si è visto un grande spirito di squadra ed una grande energia, e quindi questo è tutto molto bello, soprattutto per la soddisfazione regalata ai nostri tifosi. The club, the team, you are on the top of the table after 4 game. What feeling makes? Che sensazione fa essere primi da soli per la prima volta? It's nice to see the table, but the table is not important. Important is that we collect points. Important is that we keep our way, that we have to be aware that it's a long journey, and we are just at the beginning, and it's important to see the direction, so that we are able to come back, that we are able to win games away at home, and
It's a momentum, nothing more. È un momento, fa sempre piacere vedere questa classifica, ma non è nulla di più. La cosa importante è tenere la squadra connessa, perché mancano ancora tante partite. È importante molto fare tanti punti in questo momento della stagione, ma per il momento la classifica è solo un dato, non dobbiamo guardarla. Last questions. Today you decide to change something tactically, playing with three midfielder, and it was also a good, really good intuition for you. Oggi hai deciso di cambiare qualcosa giocando contro i centrocampisti, anche questa si è rivelata una scelta vincente. Yes, we changed. We watched and observed Parma. Parma is a well-setted team, so they play for a long time together. They have a specific way of playing. Unfortunately, we concede the first goal over a set play, so that was not the plan. And then it's always difficult when you are get down, as well the second goal. So because we had some chances, we didn't score in the first half, and 2-0. Somehow. It felt like a disaster, but in the halftime we were aware that everything is possible. So, and as I said, again, big respect to our boys. Sicuramente sì, è stata una mossa che è stata ragionata, osservando anche quelle che erano le caratteristiche del Parma, ma la cosa più importante è che la squadra è riuscita a dimostrare un grande spirito, una grande coesione, anche dopo un primo tempo che poteva sembrare un disastro. Nell'intervallo ci siamo detti che nulla era impossibile, e quindi tanto di cappello a questi ragazzi che sono riusciti a ribaltare questa partita. Grazie. Ecco, queste le parole di Rui, e ci ha risposto. Io credo che non volesse concedere ripartenze al Parma, che è la squadra molto brava in questo, però è una squadra che non sa difendere, proprio non è nel suo DNA, e quindi andare a prenderla alta, fargli male come abbiamo fatto oggi cambiando, ossia tornando simili alla matrice di quest'anno, si è dimostrato piano di battaglia più attuabile rispetto al resto. Però ha ragione, nel primo tempo eri sotto 2-0 e non capivi neanche perché non lo meritavi di essere. È vero, assolutamente. Sentiamo un po' di messaggi da casa. Allora, ne abbiamo tantissimi. Per argomenti proviamo ad andare. Renato Daronchi dice, credo che si possa adesso anche semplicemente ammettere che l'unico che è cambiato, Karlstrom, però ha fatto tutta la differenza del mondo, perché l'anno scorso, in tutte le ultime annate, Wallace forse era il problema per la velocità del gioco dell'Udinese. Ovviamente poi c'entra anche il mister, però credo che in mezzo al campo il mediano fosse determinante. Wallace ci rallentava, Karlstrom ci velocizza. Poi ancora un altro messaggio che riguarda sempre questa situazione qua, anche per questo tifoso. Gianfranco dice: il problema l'anno scorso era che era un centro, oltre al modulo, sottolinea, il centrocampo l'anno scorso non girava. Forse sarà un caso che non c'è più Wallace? Questa è la domanda sul brasiliano. Finalmente ironizzavano, si è tornati al 3-5-2, e poi la risposta che si dava da solo: ma perché cambiare modulo dopo le prime giornate che ti avevano portato 7 punti? Lo ha spiegato adesso Runiec. E poi Runiec for President: ma da quanto tempo l'Udinese non aveva un possesso palla superiore agli avversari? E poi ancora lo stesso modulo dell'anno scorso, cambiato poco e niente, la stessa formazione dell'anno scorso, dice Lorenzo, eppure 10 punti in 4 partite, quindi che cosa c'è di diverso? E poi ancora nel primo tempo siamo tornati al 3-5-2 e i risultati, nonostante immeritato, ci vedevano sotto per 2-0, cambi modulo e la ribalti. Ora vogliamo capire che dobbiamo giocare sempre col tridente magico Udinese, Fabrizio da Udine. Questi sono, insomma, modulo e Wallace. Sì, è vero che qui il 3-5-2 lo vediamo come una sorta di, per tutto quello che è stato, sono stati un po' gli ultimi anni di sofferenza, però insomma lui ci ha spiegato perché l'ha fatto, è stato bravissimo a cambiare tutto, no? A inserire i giocatori giusti, a ribaltare la partita così, assolutamente. Poi però non darei tutta la colpa a Wallace, perché è nascondersi dietro a un dito. Sinceramente, dai, mi sembra una forzatura. Un'altra cosa importante che ha fatto, e si discuteva io e Gianfranco mentre vedevamo la partita, che ha tolto nel primo tempo un Giannetti, ha fatto una gran partita, ma essendo ammonito sì, non ha rischiato. Memore di Camara, ha detto aspetta. Cioè, adesso... i cambi che fa lui sono quelli che poi anche noi li vediamo, no? Così ne parliamo. Quindi anche nei cambi, nella gestione dei cambi, nella gestione del modulo tattico, cioè un allenatore molto, molto attento, che è fa presente, secondo me, no? Cose... è molto attivo. Sì, ma fa cose semplici, ma sono cose perfette. Ragazzi, perché anche su Tobin, stavamo discutendo su Tobin, ha fatto il gol del 3-2.
lo ha fatto uscire, no? Giustamente mancavano 5 minuti, ha inserito Brenner, ha fatto entrare, guarda caso, Davis al posto di Luca, dopo che Luca ha fatto il gol. Sì. Cioè, anche nella gestione, sì. Quindi è una cosa importante. Su Wallace, permettimi, io non è neanche giusto dire questo, no. Perché c'è gente che si è strappato i capelli quando Wallace è stato ceduto in Brasile, sì, quest'estate, quindi un po' di equilibrio, teniamocelo, no? Parlavi del Poma? Sì, lui se li è strappati tutti, quindi no, battute a parte, Karlstrom è un giocatore che io ho detto dentro di me, chiaramente parlando da solo, perché io parlo con me stesso. Mi do anche ragione. Ti dai torto. No, qualche volta mi do ragione. Entri in contraddizione. Quando è entrato Bologna nel secondo tempo, perché con l'Avellino, vabbè, il banco di prova era leggero. Ha detto questo non uscirà più. Non esce più, non esce più. È così, è così esatto. Però con tutto il rispetto che ho per Karlstrom, non c'è un giocatore al mondo, forse solamente Diego Armando Maradona, che può cambiare, una squadra certo, con tutto rispetto. Certo, insomma. Quindi insomma... Comunque il tema delle sostituzioni, visto che me l'ho ricordato, che c'era un tifoso che aveva nominato Giannetti, ed è Marco da Pasian che dice: Udinese-Lazio, espulsione di Camara per secondo giallo a pochi minuti dalla sostituzione. Oggi, sotto 2-0 in trasferta, chiunque probabilmente avrebbe trasformato l'attacco ribaltando tutto, invece Lunic cosa fa? Toglie Giannetti, che in realtà non aveva neanche fatto malissimo, ma era ammonito, e di fatto mette un difensore nuovo che poi fa una gran partita. La partita è cambiata anche lì, e quindi grande coraggio, grande scelta e grande consapevolezza da parte di un grande allenatore. Assolutamente. Poma, ma quei due bambini lì, domani vanno mica a scuola, no? Questi due bambini qua dobbiamo fargli un monumento, domani sì che andranno a scuola, cara Giorgia, perché oggi, grazie alle loro maestre, alle loro professoresse, perché Pio alle elementari, Saverio alle medie, si sono fatti una bella giustificazione per motivi familiari, hanno scritto, hanno dovuto mollare la scuola un po' prima per motivi familiari, quindi care maestre, cari professori, tranquilli, sono con noi, torneranno a casa vittoriosi. È vero che dopo vi mettete a studiare per domani? Sì. Mi raccomando, anche tu Saverio, Beh, ovviamente. Ovviamente, chi vogliamo ringraziare, dai, chi vogliamo ringraziare? Intanto papà e mamma che vi hanno fatto questa giustifica, no? Per motivi familiari, però non c'è mica vergogna, no? Si può scrivere... per l'Udinese, dovete dire a papà e mamma per l'Udinese, perché i professori dopo capiranno, no? Tifano per l'Udinese i professori? Sì, sì. Meno male, anche tuoi? No. Ai, 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 allora il tuo non capirà mai, però magari si adeguerà. Comunque, la poesia di domani, quale potrebbe essere? La capolista se ne va. Ah! Bravi, bravi, un applauso, ci piace questa cosa, cara Giorgia, hai capito? Questi ragazzi qua rinunciano alla scuola per l'Udinese, dobbiamo fargli un monumento, complimenti. Bravi, bravi. Sono contento. Volete fargli qualche domandina? No, dobbiamo ringraziare. Magari sul tema, perché ma la poesia è quella. Magari un tema. No, sì, un tema. No, magari interroghi tu sulle tabelline. Però volevo sapere quali istituti scolastici dobbiamo ringraziare per questo permesso. Così li nominiamo. Nominiamoli, dai. Tu dove sei a scuola? La scuola di Cisterna, Ugo Masotti. Ugo Masotti di Cisterna. Tu invece, Saverio? Io invece Giuseppe Ungaretti, sempre di Cisterna. Ah, sempre di Cisterna. Salutiamo gli amici di Cisterna. Mi raccomando, i vostri compagni tifano per l'Udinese? Certo. Certo, è per quello che si rimane a scuola a studiare. Se tifavate l'Udinese, anche voi venivate a far festa. Mannaggia a voi. Cari bambini, tifate per l'Udinese. Tifate per l'Udinese, giusto? Sì. Sì, ecco, così potete far festa insieme a noi, insieme anche a Campazzo, perché Campazzo potrebbe venirvi a prendere a scuola con l'autorizzazione dei genitori. Non vedo l'ora, guarda. Non l'autorizzerebbero mai, Poma, quindi meglio di no. Ma neanche le chiederei, ovviamente. Meglio di no, però i motivi familiari non è male. Soprattutto ti ringrazio, Poma, perché se magari la volevano fare un attimino di nascosto, adesso è perfetta. No, fermi tutti. Ma dobbiamo nasconderci, perché oggi come facciamo noi? La capolista se ne va. E quindi non dobbiamo mica nasconderci, dobbiamo essere trasparenti, perché tifiamo Udinese, come dice Giorgia. Io mi preparerei su Ungaretti domani, voglio dire. E via, sempre così, giusto? Sì. Mettoli su. Vedi, siamo orgogliosi di fare Udinese, avete capito? Giorgia, adesso ti va a fare lo spuntino noi, immaginavo, è l'ora dello spuntino, sono le 21:47, vuoi non fare lo spuntino? E poi c'è la pizza Poma, com'è la pizza Poma? Con le verdure no, per favore, sennò ti rovina qua, con le verdure no. Con tutto sopra. E alla fine cottura la
La bufala. Ah, quindi patata, salsiccia, viene cottura la bufala, pizza poma. Pizza poma per tutti. Senti, ma dove siete? A che punto siete del viaggio? Va bene. Poma, a che punto siete del viaggio? Beh, guarda, ti dico la verità. Dopo 3 chilometri dall'imbocco dell'autostrada siamo già fermi. Ti dico che sarà un ritorno lunghissimo, secondo me. Lunghissimo. Siamo già fermi, vi faccio vedere se non mi credete, perché qua è così, purtroppo è così. Quindi secondo me, non so se i bambini domani andranno a scuola. Quindi, vabbè, magari vi giustificherà Campazzo. Comunque, come vedete, guardate qui, eccoci qua, è partito la scuola. Ma che spettacolo. Lui parlava da solo, fermi praticamente. No. Veramente, sei una sola, Ale, sei una sola. Ma portate a casa quelle due creature che devono andare a scuola, ma guarda lì che belli di e scrivere pure motivi familiari, Campazzo. Quindi praticamente siete ancora a Parma. Oggi va così. Oggi siamo felici e dobbiamo veramente godere di questo momento. Vediamo, qua ci sono altre corriere, altri tifosi. Lo spuntino è sempre pronto, eccoci qua. Guardate che spettacolo, Siamo sempre quelli qua. C'è Giorgia che vi sta guardando, cosa vogliamo dire a Giorgia? Che siamo primi, salutate la capolista. Certo. Insomma, una gran bella giornata. Ciao. Salutate anche Campazzo, se no si offende. Ciao a tutti. Insomma, tu che hai studiato, che Udinese hai visto oggi? Chi è che ti è piaciuto oggi dell'Udinese? Dimmi la verità, chi ti è piaciuto? A me sono piaciuti tutti oggi, però se devo veramente dire uno, forse Runis, perché ha davvero fatto un miracolo. Cioè, è riuscito a trasformare una squadra che l'anno scorso ci sembrava quasi ormai finita, e invece abbiamo dei giocatori in squadra rinati come lo stesso Izibu, ad esempio, che nessuno gli dà una lira. Anche Camara oggi Camara ha fatto una partita pazzesca. Quattro polmoni quel ragazzo, polmoni. Camara, ma anche Ecklenkamp, Karlstrom, cioè Covert ovviamente in campo per la doppietta. Ma tutti. Se fosse entrata quella rovesciata, ma c'è tempo per le rovesciate. Intanto noi godiamo di questo momento. E qual è il tema del giorno? La capolista se ne va. Ale, a voi studio, perché adesso va a magna il Poma. Buono spuntino. Ciao, buona pizza Poma. Ma pensa a te. Allora, in effetti il concetto espresso dall'ultimo ragazzo è quello che vale, no? Ha preso una squadra che sembrava veramente finita all'ultimo stadio, perché purtroppo è così, che aveva bisogno di essere rianimata, e lui l'ha trasformata in una macchina da guerra. Però c'è da dire una cosa, l'anno scorso nel momento clou tu non hai avuto dei giocatori cardine. Tipo il Toven, che stava molto bene anche l'anno scorso, perché comunque ci faceva vedere delle cose incredibili. L'anno scorso, adesso Toven, fascia di capitano, una cosa e l'altra, ripeto, secondo me è il giocatore più forte del campionato, comunque più decisivo. E intorno a questo giocatore, a cui preghiamo veramente grandissima salute, intorno a questo giocatore ti puoi divertire, perché è una squadra che in un modo o nell'altro di squadra le porta a casa le partite. Assolutamente. Cioè, oggi addirittura è stata estremamente sfortunata, e lo dico in una vittoria, l'Udinese è stata estremamente sfortunata. Col Como al contrario, oggi estremamente sfortunata. Col Como, Max, dammi quel rigore sul 2-0 su Tovey, poi Como, parliamo di un'altra cosa. Col Como obiettivamente la vittoria, siamo seri, dai. Marco. No, ma Max, siamo 1-0, c'è un rigore grande come una casa per noi. Andiamo sul 2-0, poi parliamo del resto. Obiettivamente il Como ha prodotto molto a livello di gioco, il Como ha fatto una bella partita, io non ti dico di no. Ha sbagliato il rigore, però lì hai sofferto. Oggi sul 2-0 non stavi soffrendo, è questo che voglio dire io. Quindi, allora, secondo me ti dico, col Como ti sono arrivati 3 punti, bene che siano arrivati, secondo me il risultato giusto era X. Oggi, se fosse non fosse arrivata la vittoria, ti stava strettissimo anche il pareggio. Sì, beh, quello chiaro, dico io. È stata una partita. Ma è il miglioramento di pareggio in partita, no? Sì, è vero. Cioè, da Bologna, onestamente, a Bologna noi un punto l'abbiamo portato a casa, è andata bene così. Però secondo me delle due partite meritavi di più il punto con
a Bologna che la vittoria sul Como. Secondo io la ribalto perché ti ripeto, perché quell'episodio. Perché il Bologna comunque era forte come avversario, il Como no. Sono d'accordo, Max, però tu a Bologna hai subito 18 tiri in porta. È dura. Delle donne che no, no, questi ragazzi li possiamo lasciare qui fino alle 2. Vabbè. Vabbè, ma il calcio è bello per quello, Giorgio. Sì, potevo assolutamente. Fino alle 2, ma io poi rimango dalla mia idea. Sì, sì, assolutamente. Però, Gianfranco, anche Tovenno, è vero, l'abbiamo sempre detto, è arrivato da campione del mondo, un fuoriclasse, uno che dovrebbe fare la differenza, però non l'abbiamo mai visto così dentro la squadra, oppure così caricarsi la squadra sulle spalle, così al centro del progetto. Questo credo che comunque sia anche un merito di Runjic, che lo prende in ritiro e gli dice: tu sei il mio capitano. Ecco, che non era poi scontato, cioè gliel'ha detto, tu sei il mio capitano, stop. Io credo che questo un po' abbia rimesso Tovenni in una posizione centrale che forse gli era un po' mancata, no? Quella di comparsa o di giocatore non così fondamentale forse non gli piaceva, non se la sentiva sua. Ora può essere più consapevole di quello che può dare alla squadra. Sì, indubbiamente il lavoro del mister è tangibile, si vede, e dopo mi piace moltissimo perché è fatto in silenzio, senza grandi proclami, vuol dire che lui lavora sul campo e nello spogliatoio, che è quello che deve fare l'allenatore, no? In più ha investito, secondo me, Tovin principalmente, ma anche altri giocatori di grande importanza, e Tovin, che ha grandissima qualità, il suo passato calcistico lo testimonia, sta facendo la differenza e facendo girare un po' tutti. Pensavo prima, mentre incolpavano ingiustamente Wallace, ma dei giocatori che stiamo vedendo in campo quest'anno nelle prime quattro partite, non possiamo dire di nessuno che non sta facendo bene, no? Certo. Quello è il cambiamento totale, non è che sono cinque fanno bene, quei due l'hanno fatto, no, fanno tutti bene, quelli che partono dall'inizio e anche quelli che entrano in corso, quindi questa testimonianza la chiamiamo così dell'aria nuova, ma c'è un lavoro sotto fatto dal tecnico, dal suo staff, dal club, che è importante, anche le scelte che ha fatto, che mi ha nominato prima, diciamo così, Ingler e il mister, i comportamenti, anche certi nuovi atteggiamenti in settimana, abbiamo scherzato, no, su una giornata di riposo data alla squadra, ma sono segnali di grande attenzione e intelligenza. E quindi devo dire che ci sono tutte le premesse, diciamo così, per sperare in un bel campionato, per entrare nella diatriba fra Marco e Massimo, fra marito e moglie. Ecco, devo dire che non discuto sul merito, però la partita indubbiamente nella quale abbiamo dominato è quella di oggi, abbiamo dominato dall'inizio alla fine, con la Lazio, secondo me, con la Lazio è sotto di due gol, con la Lazio oggi due vittorie nettissime. Però con la Lazio, dopo il vantaggio, ti hanno un po' messo lì. Invece oggi veramente la Lazio, altri valori. Però oggi veramente 2-0. Cioè, oggi su 2-0 era un risultato bugiardissimo. Noi su 2-0 eravamo ancora tranquilli, no? Sì, il tifoso era un po' preoccupato perché dico giochi tu e segnano loro. No, però ma la percezione nostra era che la partita era aperta. Sì, no? Cioè, incredibilmente su 2-0, due pali contro, nel senso che poteva almeno uno dei due, lasciamo stare l'autotraversa, non so se così si può chiamare. Ma la conclusione di Luca. Se Cicci Zola se la fosse buttata dentro, andava sotto la curva dell'Udinese a esultare, secondo me. Prendeva anche 3 punti in più a Fantacalcio. Esatto. Andiamo a sentire ancora un po' di pareri da casa prima di andare in pubblicità, poi avremo altri collegamenti. Anche l'arrivo delle immagini, così andremo a rivedere l'impresa con l'aiuto delle immagini. Andiamo con un po' di opinioni da allora, casa. Allora, adesso avevo raccolto un po' di opinioni. Sì. Mentre dicono che il merito è del buon Cinello, che da quando qua quest'anno l'Udinese non perde più, quindi legatelo, inchiodatelo allo studio. Se dicono, avessi questi meriti. dicono così, ovviamente, scherzi a parte. Argomento Luca Davis, aveva tenuto banco prima. Allora, ci scrive Giorgio. Ah, pensavo di essere l'unico a cui non è piaciuto Luca, quindi grazie, ci scrive, grazie a Massimo Campato. E poi un plauso anche a tutti gli splendidi tifosi bianconeri a Parma. E poi anche Luca deve giocare con una spalla, altrimenti è dura, però non si può criticare un attaccante che segna, e quindi insomma assolutamente avanti con lui. E poi ancora, tra Davis e Luca non c'è paragone, se Davis sta bene deve giocare l'inglese, se gioca Luca credo che sia più che altro perché la tenuta fisica dell'attaccante Davis ancora non sia al 100%. Luca o Davis, ma ad averne questi problemi, dice Carlo, quindi bravo, insomma... Concordo con Carlo. Vada benissimo così, fa un po' di battaglia là davanti Luca, e quando è stanco segna pure il suo gol, esce, arriva l'altro, dà nuovi spunti, nuova energia, quindi finché funziona così...
Stiamo criticando uno che ha due gol in quattro partite, che deve migliorare nella gestione della palla, non deve farsi nervosire, deve commettere meno falli. Quello che dico Però io è, del cielo. Per salire l'Udinese, tu dici, dove può migliorare? Secondo me in panchina uno che è più forte è il titolare, ma questa è un'idea mia, Poi non è che sia assolutamente Vangelo, però obiettivamente l'impatto, l'incidenza che ha Davis, purtroppo è limitato da problemi grossi, perché lo continuano a tenere fuori. Se stesse bene, ragazzi, è duro tenerlo fuori Davis. Poi è chiaro, nessuno tira la croce su Lucca, li vedo anch'io i gol che fa, però per come gioca l'Udinese con Davis, secondo me farebbe un salto di qualità. Questa è la mia impressione. Come dico che adesso trovare spazio per Sanchez è un po' un problema, perché ce ne sono tanti davanti. Cioè, funziona e ci avanzano così anche Iker Bravo e Pizarro dalla lista. E soprattutto Iker Bravo, che, su cui io sono veramente, mi sbilancio proprio, sì, è giocatore forte. Ma anche Pizarro. E lui lo conosco meno, quindi ti dico, non ne parlo perché lo conosco di meno. L'altro l'ho visto giocare tante volte. Altri messaggi? Sì. Alla fine del primo tempo, ci scrive questo tifoso, c'era il sospetto che la fortuna ci avesse un po' abbandonato, che anzi fosse subentrata la sfortuna. Invece, in realtà, con la sorte oggi non c'è niente a che fare, perché è stata tutta farina e merito del nostro sacco. Bravi tutti, Karlström, Christensen e Toven su tutti, ma soprattutto le scelte azzeccate del mister e la panchina lunga. Perché è vero che, ci scrive anche questo tifoso, e poi il messaggio si collega con un altro tifoso che dice bravissimi tutti, è vero che la squadra è andata in campo per 10-11 era quella dell'anno scorso, ma sono due fattori diversi, la guida tecnica e la panchina lunga, perché poi chi è entrato dopo l'anno scorso non su questo sono pienamente d'accordo. Quindi è vero che i titolari sono quelli, ma poi è tutta l'area cambiata. Un grazie enorme a Gino Pozzo per aver costruito una squadra perfetta, e soprattutto chiede Antonella, ma dove lo sono andati a pescare Runic? Come mai l'Udinese è riuscito a trovare questo allenatore e le altre si contendono sempre i soliti? Questa è una questa gran è verità. La bravura dello Gino Pozzo, tra l'altro, presente anche oggi in tribuna, l'abbiamo visto, quindi si conferma questo corso questo nuovo percorso di presenza fissa, pseudo fissa di Gino Pozzo, che sta sempre vicino alla squadra a seguire quel progetto che, diciamoci la verità, in cui lui sicuramente ci ha creduto, ma gran parte probabilmente anche di noi, dell'ambiente, quando cominciavamo a vedere un allenatore straniero, oddio chi è, oddio ma la squadra è sempre la stessa, oddio ma Hiller avrà l'esperienza. Invece evidentemente lui nella sua mente aveva già il quadro con tutti i pezzettini del puzzle al punto giusto. Possiamo dirla un po' così? Sì, ma lo scouting dell'Udinese è da oltre 20 anni che lavora insieme, ed è questo scouting, quello di quest'anno che era anche quello dell'anno scorso e quello di 3 anni fa. Forse sì. La differenza è stata che quest'anno hanno avuto la bravura e un pizzico di fortuna di trovare la persona giusta nel posto di comando, perché gli altri anni con le guide tecniche invece non siamo sempre stati così fortunati. Questa secondo me è la differenza, ma quando sono andati a prendere Runic non è che hanno detto adesso chi andiamo a prendere. Certo, avevano le idee ben chiare, perché certo, comunque a Cannavaro gli hanno fatto un mese di contratto. Quindi sì, l'Udinese quando ha preso Cannavaro in quel momento, e anche lì lungimiranti, chi è che si aspettava Cannavaro a Udine? Nessuno. L'ha preso, Cannavaro ha fatto un ottimo lavoro perché ha salvato la squadra, va riconosciuto, ma l'Udinese ha fatto un progetto per un mese con un allenatore, aveva delle altre idee, ma lo scouting è questo da oltre 20 anni a Udine. Assolutamente. Non è che quest'anno hanno fatto le cose meravigliose, perché no, stiamo questo parlando anche nel dire che, insomma, come sempre, visto che questo è il filone che si segue, bisogna aspettare un attimo prima di dare quanti anni è che lo dico e io? Capire con chi si ha a che fare prima di dire calma e aspettiamo un attimo, invece noi qua tiriamo sempre, dire. No? Anche perché le ultime annate le abbiamo vissute in maniera abbastanza viva e anche preoccupante, quest'anno si era preoccupati perché non si conosceva l'allenatore, ma diamo tempo al tempo. Però Marco, se l'anno scorso, ripeto, Biol, Toven, Lovric non ti avessero abbandonato per ragioni fisiche, ma certo, non ti saresti ridotto così, ma siamo certo. Seri, era un'annata non bella, ma sicuramente non saresti arrivata a Frosinone, certo, dove Surza ha tirato il computer, ma no, abbi pazienza. Deve ancora pagare per l'altro lo so. Deve andare la fattura a casa, ha detto che non era lui. Sta girando per avere un prestito da qualche parte. Vabbè, ha preso le distanze. Oggi ha rischiato di nuovo, così. Oggi era una partita a rischio, dal punto di vista del volo dei computer. Senza che farlo un quarto d'ora alla fine, lo fa nel recupero. Aiuto. No, comunque, obiettivamente che l'anno scorso
non sei, tanti giocatori, sei stato fortunato in chi si è fatto male, no? Sono erano i giocatori cardine. Di 8 mesi senza fuori. Anche a questa squadra Brenner non l'hai mai avuto. Davis non l'hai mai avuto. Se togli, ma semplicemente a questa squadra qua, togli Toven per 2 mesi e sì, purtroppo parleremo di altre cose. E vi ricordate che Lovric e Toven erano stati fuori nei mesi importanti. Nei mesi con l'Inter. Fatti male con l'Inter. Io ero qua che discutevo con Alessandro, Alessandro diceva, ma perché non lo toglie? E io dicevo, Ale, tranquillo, perché se lo lascio in campo vuol dire che non è niente. E lui, no, secondo me è stato male. No, ho detto, l'allenatore non può lasciare un giocatore che si è fatto male in campo, è impossibile. Perché non è invitare qua? Infatti. Sì. Comunque, Giorgio, scusa, questo episodio mi fa spezzare. Nicola da Muzzana dice, forse il problema è che gli altri anni c'erano allenatori italiani che parlavano italiano in una squadra multietnica, quest'anno Runic che parla un po' inglese, un po' tedesco, un po'... No, comunque, scherzi a parte, voglio dire, cambiare allenatore serve. Sì. Guarda l'esempio della Sampdoria. Va bene, allora andiamo a pubblicità, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con altri contributi da Parma e dal viaggio. Il Poma ha chiuso completamente il collegamento perché lui vuole così mangiare, spamarsi in pace. Va bene, ok, hai ragione. Va bene, tra poco torneremo da lui e anche da altri colleghi giornalisti che hanno assistito alla gara per approfondire questo momento meraviglioso dell'Udinese. A tra poco. Eccoci qua, siamo di nuovo insieme al Tonight. Tra l'altro, tra poco c'è un'altra corriera che si collegherà con noi. Adesso pullulano i collegamenti da ogni dove. Prima, però, andiamo a rivederle quelle immagini, ok? Alessandro, dai, mostraci che cosa è successo a quell'incredibile impresa di Parma. Eh sì, perché alla quarta giornata l'Udinese sognava di arrivare in vetta, ci è arrivata con una partita pazza. In realtà l'Udinese di fatto un po' addormentata all'inizio l'era stata, perché il Parma scambia veloce dopo 1:50, l'Udinese difesa di belle statuine e arriva la zampata di Del Prato che fa pensare a una serata storta. 1-0 per il Parma dopo neanche 120 secondi, con un Parma che di fatto nei primi 10 minuti aveva messo un po' in difficoltà l'Udinese anche in questa situazione qua, con la fuga di Mann sulla destra, l'attaccante del Parma che aveva provato a rientrare calcia dritto per dritto con Okoye che prova a trattenerla, gli sfugge, corner del Parma. Pecchia si arrabbia perché comunque l'Udinese in realtà la sua partita la fa, anche se poi di fatto la migliore occasione la crea per l'Udinese Koulibaly, che con una con un pallone altissimo rischia di mandare in difficoltà Chichizzola, che poi riesce in qualche modo a toglierla dalla porta con un pallone veramente clamoroso che stava girando e per un pelo non metteva in difficoltà, anzi l'ha messo in difficoltà il portiere argentino. Però come detto il Parma poi di fatto ha continuato a fare la sua partita e nell'unica altra azione dove ha messo il muso nella tre quarti dell'Udinese Bonny, grande giocata, forse Viol leggermente distratto che non si aspettava il pallone per l'attaccante, che poi con la punta ha ingannato un Okoye stavolta incolpevole. Ma l'Udinese c'era e c'è stata per tutta la partita. Lancio fantasmagorico di Toven per Lucca che fa rimbalzare, calcia col destro, palo a un minuto dalla fine del primo tempo. Sembrava di fatto quindi una partita stregata, però poi pronti via nei primi 5 minuti l'Udinese mette sotto il Parma, arriva il tanto atteso traversone dal fondo di Camarà e Lucca di testa fa quello che deve, mette in porta il pallone della 2-1 e qua si inizia a capire che la partita davvero è assolutamente ancora in bilico. E allora ecco che entra anche Davis che poi allarga sulla sinistra per Zarraga, altro grande ingresso anche quello dello spagnolo, sale in cielo Davis, il gol sarebbe suo, di fatto Toven per togliere ogni dubbio la spara in rete, festeggia con dedica al compagno in dolce attesa, secondo gol in campionato e 2-2 per l'Udinese a 20 minuti dalla fine. Poi c'è questo episodio qua, Keita in un quarto d'ora si fa cacciare, doppia ammonizione per due falli brutti e quindi con l'uomo in più a questo punto anche Runic capisce che la partita si può vincerla e si deve vincerla. Tutti gli ingressi come detto nel secondo tempo hanno dato la svolta, il migliore in assoluto forse è stato proprio Kellenkamp che si avventa su un pallone prima crossato da Camarà, messo lì da Davis, arriva come un treno e Kellenkamp prima del difensore, paratona di Chichizzola e poi il sinistro di Toven. C'è stato un attimo di panico perché si pensava sull'assistente che aveva alzato la bandierina che fosse il regolare la posizione iniziale prima del traversone di Camarà, alla fine però poi Abisso dopo qualche attimo di attesa ha decretato il gol valido e quindi l'Udinese che festeggia il primo posto in classifica dopo 13 anni. Sotto tipo di
numerosi, nonostante sia lunedì, nonostante siano uscite all'ultimo le date di questi turni di campionato, insomma si sono organizzati in mille modi per essere lì e sono stati davvero premiati, bello davvero. Dicevamo Gianfranco che è un udinese assolutamente in crescita anche dal punto di vista fisico, perché come ha retto e come ha spinto nel secondo tempo e fino alla fine è esattamente il quadro di una squadra in grande salute. Sì, è stato evidenziato fin, secondo me, dalla prima partita, perché già anche a Bologna abbiamo sofferto per lunghi tratti, ma nella fase finale la squadra non stava male e ha confermato nelle partite successive questa grande, diciamo così, condizione fisica che tra l'altro è determinante per fare partite di questo genere. Oggi, al di là, come diceva Massimo, anche della struttura fisica del Parma, che è una squadra piuttosto, diciamo così, piccolina, però ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di mettere la palla dall'esterno verso il centro dell'area, abbiamo vinto tutti i duelli aerei e abbiamo vinto anche le seconde palle. Evidenziava appunto Massimo che sul gol del 2-2 c'era Tovin e forse Castro che era di loro, e anche sul terzo gol di Tovin abbiamo tirato in porta tre volte con loro che non c'erano, quindi veramente una condizione importante che per il tipo di gioco aggressivo e fisico che abbiamo è un bel auspicio. Alessandro Vescini, tutto udinese, ti vediamo collegato, ciao, buonasera, com'è l'atmosfera, dove sei? Buonasera, siamo al primo autogrill disponibile che abbiamo fatto, c'è spuntino prima di far tutta la tirata fino a Udine, sarà ancora lunga ma la stanchezza non si sente dopo oggi, sono salito in pullman e partito salutata a capolista senza che dicessi niente, vi lascio immaginare un po' com'è l'atmosfera qua dentro. Senti, che cosa ti ha colpito di questa squadra stasera? Beh, ovviamente tutto è merito dell'allenatore, è inutile che ci giriamo attorno perché parlavo prima anche con i tifosi qua e la squadra che ha giocato oggi, tranne Kellenkamp, è la stessa dell'anno scorso. Non è cambiato nessun uomo, i protagonisti di questo inizio di stagione sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, però è cambiato qualcosa, è evidente, perché l'anno scorso parlavamo di speriamo che vada bene a Frosinone, adesso parliamo di una squadra che è prima in classifica. Quindi è chiaro che il merito è dato dell'allenatore, un allenatore che è in grado di leggere le partite, perché ha provato questa soluzione col centrocampo a 3, questo 3-5-2, che magari non ha funzionato come si aspettava all'inizio, e poi ha avuto anche l'audacia, il coraggio di cambiare, rimettere in campo Kellenkamp, che è un giocatore che secondo me alla lunga verrà fuori, e di cambiare poi l'inizio della partita, perché l'Udinese anche prima dell'espulsione dava l'impressione di poterla rimontare e poterla addirittura anche vincere questa partita. Quindi grande merito va dato a lui, e soprattutto grande merito secondo me va dato a Tovin, che si è voluto responsabilizzare, e una volta che ha avuto questa responsabilità, al momento non sta sbagliando una partita, è il vero leader in attesa di Sanchez, però ben vengano questi giocatori, ben venga questo atteggiamento, perché non voglio esagerare, però mi piace anche cavalcare sull'entusiasmo, perché è un entusiasmo travolgente, lo sentono i giocatori, lo sente l'ambiente, lo sentiamo tutti, anche noi addetti ai lavori, e quindi secondo me è anche giusto elogiare quando c'è da elogiare, anche troppo, esagerando, ma è giusto così, perché poi dopo arriveranno i momenti di difficoltà, quindi godiamoci questo momento. Sono assolutamente d'accordo con te, sposo ogni singola parola, i momenti belli vanno festeggiati, ragazzi, ma se no, ma la vita che senso ha? Ma siamo felici, che è un bel momento. In quanti siete, Alessandro, su quella corriera? Oh no! Siamo in tanti, sempre di più. Abbiamo quasi mangiato tutto, come la pecora d'oro, l'hanno cronato. Ho festeggiato, dobbiamo ancora festeggiare. E la notte è lunga. La notte è molto lunga, la notte è bianconera, totalmente bianconera, le prime bianconere d'Italia. Io vi saluto adesso, vado a riposare. Vai, ma come riposare? La digestione. Devi digerire, Poma? Ma riposino, piccolino. Va bene, ti veniamo a svegliare tra poco, quindi non dormire va troppo. Bene, ci partiamo tra poco, vi voglio bene. Svegliatemi campazzo, ditemi che la se ne va. Va bene, ci pensa Tavian. Alessandro, ti ha fatto assaggiare la pizza Poma? O ti sei salvato? No, però va bene lo stesso, dai, va bene così, dai. È un po' lo spirito così, fratellanza tra i due club che stanno facendo lo spuntino qua. Vi faccio vedere qua come siamo tutti attrezzati, abbiamo da mangiare, da bere, da tutto, di tutto e di più, quindi adesso un attimo il pancino l'abbiamo messo a posto, beviamo le ultime birre e poi partiamo verso Udine, ma mi sa che la notte sarà lunga. Perfetto, grazie, buon viaggio, salutaci tutti i tifosi e festeggiate più che potete. Ciao Alessandro, grazie per questo collegamento. Cioè,
uno si collega e chi trova nello stesso autogrid il Poma. Ora io non lo so, quest'uomo è dappertutto. Io credo, ne parlavamo con Marco, che sia la risposta friulana alla pecora Dolly. È stato clonato e ce ne sono 6-7 che girano per il Friuli. In tutti gli autogrill. Sì, e lì è facile trovarlo, voglio dire, a livello di cattività è lì il suo habitat. Vabbè, veramente pazzesco. Allora, andiamo con un altro po' di messaggi. Allora, altri messaggi. Vorrei sottolineare anche... Aspetta, c'è una notizia clamorosa. Fermi tu. Attenzione, non andate a Ronchi. Ecco. La squadra ha avuto c'è stato un problema con l'aereo, la squadra torna in autobus, quindi rischiano di incontrare il Poma anche loro. Ok, va bene, vediamo a che ora magari potranno arrivare in zona Udine, così non partite per Ronchi. Mettete la retromarcia se siete già partiti, non Ronchi. Adesso vi informiamo a che ora potrebbe arrivare la squadra a Udine. Quindi, insomma, piccolo cambiamento di programma. Non importa, va bene tutto. Vai con i messaggi. Allora, può essere che la preparazione atletica sia stata fatta ad hoc per questo inizio sprint di campionato, quando le altre magari sono ancora un po' faticate, e quindi dobbiamo aspettarci un crollo fisico più avanti? Questa è una domanda che vi giro tra poco. Di ottimismo. Esatto. No, ma però abbiamo letto i messaggi. Adesso vi leggo un paio di messaggi che mi sono salvato. Sincalmus, arriva qualcuno. La risposta è no. Figurati se prepari una preparazione per 4 giornate. Dai, mi pazienza. Non abbiamo Champions, non abbiamo qualificazione in Europa League. Noi abbiamo un campionato davanti, no, assolutamente no. Poi sulla preparazione, io sono anni, Gianfranco aiutami tu dopo, ma la preparazione scientifica è oggettiva, è l'unica cosa, credo, che ci siano dei dati certi. Però, quindi può fare molto. Alcuni ne prendi da Versa, le squadre di Versa partono in una certa maniera, arrivano in un'altra. Sì, ma Max, cioè, ripeto, ogni allenatore ha la sua visione, ma io non lo farei mai, a meno che non abbia un preliminare di Champions, allora è un altro paio di maniche, ma in questo momento qua noi abbiamo una competizione, che senso avrebbe arrivare pronti nelle prime 6 giornate e poi nelle altre 32, cosa facciamo? Abbiamo sofferto l'anno dell'Intertoto come pazzi, ma per ovvie ragioni, non hai fatto la preparazione, facevi l'Intertoto. Siamo arrivati al 6 di novembre del 2000, primi in classifica, certo, noi siamo partiti a 250 all'ora. Battendo Lecce 2-0, c'era De Cani in partita. E dopo come ci siamo salvati, Max, vai tu alla... Per grazie ricevuto. Alla penu? PGR. Penulti? Vabbè, non importa. Cosa gli sta succedendo? Puoi chiedere se c'è qualche neurologo, qualcuno. Sì, qualcuno. Ma no, il dollar-assist. Numero è... Lui non fa il dovere, lui prende per sopra. Era la divisione in silla. Qualcuno pagabile anche a rate, voglio dire che... Giorgia. Ma qualcuno bravo, se c'è collegato, abbiate pazienza, è un caso umano. Ma niente, la palla lì, Tovenga ha fatto gol, lui cosa fa? La mette sopra. No, volevo, ti guardavo, perché era molto bello, volevo vedere. Si rispondeva da sola, sillabava la parola. È bellissima. Vabbè, stasera ci sta tutto, assolutamente. Allora, vai, la prima risposta l'abbiamo data, quella sulla condizione atletica. Poi, ma voi dite solo Karlström? Guardate che è di un altro pianeta rispetto al precedente centrocampista. A me spiace, ma i tempi di gioco sono tutto nel calcio e lo svedese li azzecca tutti. Quindi, quando dite solo Karlström, io direi che non è solo. E poi ancora, non possiamo sicuro sottovalutare... Sicuro sono due giocatori diversi, poi magari ne parliamo. Poi non possiamo dimenticare che Gino Pozzo, oltre ad aver scelto Runiec, ha scelto anche Kokaniller, che secondo me sta facendo molto più di quanto se ne parli. E poi ancora, sono Gabriele, ciao Alessandro, io ho 13 anni, quindi la prima volta per me che vedo un primato, faccio ancora fatica a realizzare che siamo primi in classifica. Mi è piaciuto molto è Kellenkamp, potrei dire Toveno Davis, ma sarei scontato. Soprattutto quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento della squadra, che credo sia merito dell'allenatore, che è meglio sottolinearlo ancora una volta, ha fatto davvero un grandissimo lavoro per rialzare l'entusiasmo di un gruppo che fino a 3 mesi fa sembrava da Serie B, e quindi insomma adesso speriamo che non ci si fermi più. Sì, il grosso del lavoro credo sia stato mentale, Gianfranco. Lui, io credo che lui sia entrato, ha visto un gruppo demoralizzato, no? E sicuramente ancora con le scorie di quello che era successo un mese prima, evidentemente è stato bravo lì a cambiare la situazione. È stato bravo a comunicare, perché la comunicazione è fondamentale con i giocatori, questo cambio di rotta. Abbiamo detto tanti altri piccoli particolari che hanno fatto sì che cambiasse l'aria. Per la preparazione fisica volevo dire che è studiata perché venga mantenuta nel tempo, chiaramente, non, ma il vantaggio di quest'anno qual è? Che è impensabile che un giocatore, due giocatori mantengano lo stesso stato di forma per 38 partite, certo. Però la rosa di quest'anno ti permette di cambiare e far giocare quelli che saranno più in forma in quel momento e far rifiatare un po' gli altri. Questo, secondo me,
potrebbe essere un punto vincente dell'annata. In più, ho sentito una frase prima in inglese di Runiec che ha detto: "Now the table is not important", cioè adesso la classifica non è importante, è importante la prova che abbiamo fatto, energica, di carattere, mi sembra che ha detto, e di qualità di oggi, cioè conta questo adesso, perché la classifica, grande soddisfazione per tutti, per i tifosi e per noi, però conta come ottieni queste cose per dar forza a un progetto che continua, perché per continuare in questo sogno hai bisogno di questo, no? Capito? Non magari della partita fortunata, non è basta. In un campionato dove padroni non ne trovi, vedi un livellamento verso il basso, molte pseudo grandi sono in difficoltà, della parte destra della classifica vedo l'Udinese superiore a tutte, al di là del momento che ti vede primo in classifica, io dico che l'appetito viene mangiando, quest'anno può, per una serie di ragioni può essere l'anno in cui ci devi provare a qualcosa, pensare solo alla salvezza, certo, stinca al mus tutto quello che vuoi, ma mi sembra un'autocastrazione. Stinca al mus, piano, vi ricordate l'esordio salutate la capolista perché porta malissimo. Io l'ho sentito dire quando tu hai detto salutate la capolista che c'era dei cani, quindi io non lo dico per questa ragione, e a chi mi scrive lo cazio, perché porta anche un po' sfortuna. Però non siamo neanche a dire boh, dobbiamo salvarci, questa è una squadra che può dire la sua. Siamo oggettivi, questa è una squadra che può dire la sua, soprattutto perché ci sono un sacco di incastri che stanno riuscendo bene. E Stefano, guarda, è proprio d'accordo con te, non solo, dice, con questa panchina lunga, con questi incastri qua, secondo me si potrebbe anche puntare davvero a proseguire qualche turno in più anche in Coppa Italia. Quello non solo, non solo in campionato. Anche perché è una falsa porta per arrivare da qualche altra parte, però obiettivamente la Fiorentina che si è fatta la Conference, la Roma di Mourinho, bruttissima, che si è fatta la Conference… Zitti zitti, provare quantomeno ad ambire a, perché secondo me lo puoi fare, soprattutto per guardando anche in giro in casa d'altri. Giorgio, questo io te la butto là, no? Ma nella stagione 2009-2010, che qualcuno a mio fianco, senza fare nome, di Max Campazzo si ricorda molto bene, noi siamo salvati nelle ultime giornate, no? Non un po' prima della penultima giornata. Poi è arrivato Guidolin, no? Sì. Con la stessa rosa, perché c'erano i Floro Flores, c'erano Di Natale, c'era Sanchez, c'erano i giocatori, c'era il grosso, c'era Gokhaniner, no? Ci siamo accorti che erano forti. Ci siamo accorti che erano forti e l'anno dopo siamo arrivati dove siamo arrivati. Quindi io l'ho detto e lo ripeto per l'ennesima volta, questa rosa secondo me non era così male. Poi non lo so se poi si rivelerà così forte, certo, perché poi quella rosa, no, ha prodotto giocatori veramente di caratura internazionale, perché Sanchez su tutti. Ma ricordiamoci che noi l'anno prima con Di Natale e Sanchez, Gokhaniner, Asamoah, eccetera, ci siamo salvati nelle ultime giornate con un interregno di De Biasi. Quindi spero di poter. Io c'ero. Per quello te l'ho ricordato, Max. Sappiamo tutti i danni che hai fatto, ma non importa. Quell'anno lì è stato veramente. Ma che rosa avevamo? Fortissimo. Ecco. Allora, ci colleghiamo di nuovo con Parma. Credo che si trovi lì Francesco Cosatti, che ha seguito la partita per Sky. Francesco, buonasera. Ciao, buonasera. Mi sentite? Sì. Un po'. Ti sentiamo e ti vediamo. Dove sei? Nel retrostadio? Hai appena finito? Siamo appena usciti dallo stadio, che è qui al Tardini. Cosa posso raccontarti? Sì, sensazioni di una serata storica, perché è vero che sono solo 4 giornate, è vero che è veramente un campionato appena iniziato, abbiamo visto poche cose ancora, però insomma la storia dice che non succedeva dal 2011. Ricordiamo bene anche il 2014, qualcuno ricordava anche la capolista del 2000, però sicuramente partita di quelle che rimangono, di cui si parlerà, di cui ci si ricorderà, perché l'Udinese sotto 2-0 primo tempo e poi ribaltare la gara, ribaltare la partita in uno stadio, ti posso assicurare, in cui c'era veramente un forte entusiasmo, cioè sul 2-0 quando ho finito il primo tempo qui al Tardini le sensazioni erano negative ovviamente per i 500 tifosi, ma il resto dello stadio era molto coinvolto, c'era veramente un bel clima, questo dava un po' di sfiducia, ecco, la sensazione di aver assistito a una partita di cui si ricorderà a lungo, che entra nella piccola grande storia dell'Udinese. Che cosa ti ha colpito di questa squadra stasera e che cosa si dice, che cos'è che incuriosisce anche insomma i giornalisti nazionali di questa squadra? Allora,
clamorosamente prima in classifica. Allora, quello che ti dico è che domani l'Udinese ha un evento a Milano in cui, beh, risaputo, presentano la terza maglia. Io credo che sarà tutto esaurito, sold out per le presenze, perché ovviamente in questo momento è la capolista, è una squadra che fa notizia, è una squadra che incuriosisce molto, sia per i giocatori, ovviamente. La partita di Toven è stata una partita da grande giocatore. Da grande giocatore, da top. Luca piace perché è un riferimento anche facile da farsi piacere, tra virgolette, l'attaccante, l'ariete, la prima punta, alto, che però fa bene. Davis, altro assist, anche oggi, insomma, se ne parlava molto in sala stampa. Davis, che giocatore, che qualità ha. Quindi domani io immagino che a questo evento sì, verrà presentata la terza maglia, ma ci sarà tanta curiosità, ci saranno un po' di giocatori, insomma ci sarà molta molta attenzione. E poi c'è Runjajc, c'è un allenatore in cui tutti in questo momento si chiedono ma come fa? Ma la prima domanda era chi era quest'estate, sì. Adesso sembra la domanda giusta sia ma come fa? Forse lo stiamo imparando a capire un po' anche noi, è oggettivo, lo conoscevamo poco prima di queste settimane, sta dando delle risposte importanti. Poi è sempre giusto mantenere l'equilibrio e pensare che siano passate solo 4 giornate, però sicuramente questa squadra solamente pochi mesi fa si salvava all'ultima giornata e oggi dopo 4 giornate sono l'Udinese in testa alla classifica, c'è una bella differenza. Assolutamente, vabbè, non ti dico le feste che si stanno facendo sulle corriere di rientro, è qualcosa di incredibile, insomma, e quindi stiamo respirando un'aria veramente bellissima. Grazie Francesco, ti facciamo andare a dormire, buon rientro a Milano. Grazie a voi, sì, rientriamo stasera e domani seguiamo l'Udinese. Ultima cosa, prossima sfida contro la Roma, quindi gran bella partita in diretta su Sky Sport. E vi saluto col promo. Perfetto, grazie, ci sta, perfetto, grazie Francesco. Ciao, Francesco. No, che poi incredibile che domani a Milano cioè protagonista la prima in classifica non è l'Inter nel Milan, ma è l'Udinese. Cioè, insomma, togliamocele queste piccole soddisfazioni perché ne abbiamo assolutamente bisogno e posso dirvi, ce le meritiamo pure per tutta la sofferenza, per tutta la negatività, la pesantezza che abbiamo respirato in tanti mesi, le critiche. Troppo. Se tu vai a vedere adesso, mamma mia. Visto che sei entrata in un argomento, se tu vai a vedere le nostre trasmissioni dell'anno scorso, no, non ci tengo. No, aspetta, sì. I simpaticoni, i leoni da tastiera, quello che hanno scritto sotto, e nessuno di noi ha replicato perché siamo dei signori. Volevo salutarli tutti perché cioè obiettivamente quello che dice Marco e quello che dicevamo anche noi, che questi giocatori non sono da massacrare, le stesse persone che salgono sul carro adesso, non diciamo altro che tanti saluti, tanto saluti io anche sui social, visti, anche tanti loro, anche tanti chi non li saluta, questo è il discorso, perché no, un po' di equilibrio, Giorgia, perché adesso tanti mi fermano, mi dicono dove andiamo quest'anno, calma. Se l'anno scorso dissi il 12 di novembre vi darò il mio giudizio sulla rosa, lo farò altrettanto quest'anno. Certo. Non voglio farlo al 16 di settembre. Ma non stiamo qui a raccontare a nessuno che vinceremo lo scudetto, no, per carità. Però ragazzi, godiamoci però il momento. Però dicevi una cosa vera, l'anno scorso lo dicevi, guarda che la rosa non è così. E se è quello che si è sbilanciato di più. Personalmente, parlo per me, ho preso delle posizioni su alcuni giocatori che venivano assolutamente dileggiati e massacrati e non lo meritavano, sugli stessi giocatori che adesso... probabilmente gli stessi che li dileggiavano l'anno scorso, certo, li portano in palmo di mano, un po' di equilibrio, come dire adesso salutate la capolista, se vanno male 2 o 3 partite, ve l'avevo detto che erano scarsi, non si fa così, per fortuna. Non si fa così, oggi salutate la capolista, 10 undicesimi gli stessi, non si fa così, calma, a Frosinone non ci siamo salvati per fortuna perché abbiamo pareggiato 19 partite, bastava vincerne 2, ci siamo salvati a marzo, ha avuto 1000 infortuni, quindi quest'anno salutate la capolista, va bene, la facciamo a mo' di battuta. Mi auguro di sbagliarmi, ma credo che non vinceremo lo scudetto. Però, spero di sbagliarmi. Però questa è una squadra molto lunga, molto lunga. Gli altri non hanno una rosa con questi ricambi. Parliamo delle squadre della parte destra della casella, così andiamo per gradi. Nessuno è più forte di te, ma neanche lontanamente. Neanche lontanamente. Poi guardiamo di là, chi c'è di là nella parte bassa della parte sinistra? Squadre assolutamente abbordabili. Fiorentina, Bologna, tanto per non fare nomi. Sì, io non vorrei però spegnere l'entusiasmo, io dico che è troppo presto, secondo me.
per parlare di dove puoi arrivare, no? No, ma cioè, nel senso, dire ora questa squadra deve arrivare ottava, cioè, è impossibile. È impossibile. Non possiamo, sono troppe variabili, no? L'abbiamo fatto anche con perché Maccioni, poi ti capita un infortunio, l'abbiamo ti capita fatto un momento. Bravissima no. Con Sottil, no? Due stagioni or sono, non tante, dove anche lì ho fatto un filotto, sei vittorie di fila, sì, e quindi sì, si pensava altro che la Champions. Eravamo già in semifinale di Champions l'anno dopo, non la qualificazione. Calma, perché il campionato è lunghissimo. La differenza, secondo me, come diceva Max, la grande profondità di rosa. Tu hai 19 titolari, è difficile cominciare a scegliere tra qualche domenica, quando staranno bene tutti, no? Che Christensen ha recuperato, che non hai squalificato più il Giannetti della situazione, che Sanchez, che è la ciliegina sulla torta, quando rientrerà. C'è Iker Bravo, c'è Damian Pizzarro, Max dice ma io faccio giocare Davis, e noi diciamo sì, ma deve giocare anche Luca. Ora o chiediamo una deroga alla Lega, giochiamo in 13-14. Sì, non credo che ce la concedano, vabbè. E Kellen Camp è un giocatore ormai, questo ha grande qualità, Brenner perché l'ho lasciato fuori, migliore in campo, Castro sembra di parlare di San Gennaro, quindi diventa difficile, no? Sì. Però, allora, insomma, vedo collegato Bibi Velluzzi della Gazzetta dello Sport. Ciao Bibi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a cui tutti. Chiedo Bibi se uno spazietto in prima pagina, un piccolo sottotitolo su per l'Udinese ci sarà, la prima in classifica, che dici? Immagino di sì, perché hanno ribaltato il giornale, quindi penso che ci sarà sicuramente, voglio immaginare, con un seguito poi domani all'evento che l'Udinese alla moda farà a Milano proprio per la Fashion Week, presentando la terza maglia con alcuni giocatori, quindi domani su dopo andrà sicuramente celebrato questo primo posto inaspettato, questi 10 punti straordinari di questa squadra che sta facendo benissimo, perché se aveva sofferto un minimo a Bologna, poi tra Lazio, Como e oggi a Parma ha dimostrato veramente una grande maturità, una grande sapienza tattica, e soprattutto oggi si è vista la mano dell'allenatore, che non ha sbagliato un cambio, è stato molto lucido in panchina, molto lucido nell'intervallo, ci ha creduto nell'intervallo, e poi quando c'è stata la sciagurata espulsione di Mandela Keita è riuscito a colpire dopo 3 minuti ad affondare il Parma. Chiedo anche a te qual è l'aspetto che ti ha colpito di più dell'Udinese, o il giocatore, o la caratteristica che questa sera hai visto tangibile, magari non ti aspettavi così forte. Ma chiaramente questo lo ha rimarcato lo stesso Runjic, che ha fatto 2 accenni a 2 singoli, uno Cabasele che è entrato molto bene al posto di Giannetti che era già ammonito e doveva essere cambiato, e uno Toven che ha fatto una partita straordinaria, cioè Toven ha dimostrato veramente di essere il leader, il numero 10, e io credo che lo stesso Sanchez sia avvisato, perché non sarà facile costruire poi un impianto in cui possano stare insieme, ci riusciranno, perché poi degli accenni di 3-4-2-1 si sono visti anche in questa partita, però devo dire che a me è piaciuto moltissimo Camarà, perché ha fatto veramente la fascia in lungo e in largo, ha messo i palloni giusti con precisione, e quello che ha dato là la rimonta innanzitutto per Lucca, ma ha giocato veramente molto bene, dimostrando che tutto quel che si era detto quando si diceva ma hanno speso tutti questi soldi, adesso forse va un po' rimangiato, perché già nel finale della scorsa stagione Camara era stato l'esterno forse più sicuro, adesso è un esterno di totale affidabilità. Ora, non ti dico l'entusiasmo che c'è qui, no? Cioè, sulle corriere, i tifosi al rientro, un tripudio, è qualcosa di straordinario. E fa bene Udine a sognare, secondo te, Bibi? Beh, in questi casi è giusto sognare, è bellissimo sognare. C'è un popolo, c'è un territorio che è molto vicino a questa società, a questa squadra, e c'è una regione che la supporta con il suo marchio. Io sono Friuli Venezia Giulia, che dà veramente un grande senso di appartenenza. E quindi sì, io credo sia giusto, bello sognare, anche se bisogna partire appunto da quel che si era detto tante volte anche dopo l'anno scorso. Questa squadra non era una squadra da retrocessione, era una buona squadra. E ci stava finendo veramente in Serie B, senza quel miracolo, senza quel
un capolavoro di Davis che oggi quando è entrato è stato fondamentale con il colpo di testa e un'altra sponda. E, se impara a dialogare ancora meglio sui compagni, con i compagni palla al piede, è davvero un grande cambio, un grande giocatore che può entrare al posto di Luca senza far sentire la sua assenza o viceversa. Quindi assolutamente sì, è bello sognare ed è giusto inserirsi in un corridoio in cui Bologna e Fiorentina, che sono state le squadre che hanno fatto qualcosa in più l'anno scorso, invece potrebbero soffrire e arrancare. Se l'Udinese riesce a pigliare quel corridoio e a inserirsi molto bene, può sicuramente recitare un ruolo di primo piano, un ruolo da rivelazione, diciamo così, e magari dare al Paron quel sogno che lui da tanti anni e che ogni anno ricorda: vorrei tornare in Europa. Ha chiuso proprio qui su TV12 dicendo mi vergogno a maggio. Oggi il Paron è giusto che sia l'uomo più contento e felice. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo quel mi vergogno, che ora sicuramente si trasforma in un sono orgoglioso di questi ragazzi. Bibi, grazie, ti lasciamo andare a cena, immagino che sia insomma il momento. Grazie a voi. Hai chiuso i pezzi, tutto a posto? Bene. Grazie. Buon appetito, ciao Bibi, grazie. Ok, è vero però, questo richiamo al Paron è carino, no? Pochi mesi fa, giugno, luglio, agosto, se 4 mesi fa, era qui a dire in certi momenti mi sono vergognato di questa squadra, e ora invece può assolutamente essere orgoglioso più o meno degli stessi ragazzi e di essere in testa alla classifica e dimostrare ancora una volta in Italia o nel mondo come insomma un esempio di imprenditoriale anche in provincia può regalare poi delle cose, scoprire talenti, scoprire nuovi allenatori, scoprire nuovi modi di interpretare il calcio. Quindi insomma crediamo che si stia godendo la rivincita dopo quei mesi veramente disastrosi di fine passata stagione. Andiamo ancora con un po' di messaggi? Sì, allora c'è questo tifoso che ci scrive: faccio pubblica ammenda per aver detto che Runic sarebbe durato poco, che non avrebbe mangiato il panettone. Invece si sta dimostrando un ottimo allenatore sotto molti punti di vista. Complimenti alla famiglia Pozzo per averlo pescato. E poi ancora ci sono tanti messaggi che stanno paragonando Runic a un allenatore del passato, a Boskov. Io ovviamente ero un po' giovane. Sono un po' giovane per fortuna e quindi non me lo ricordo bene, però dicono per la sua prendere in giro così per la sua, hai capito il ragazzino? Cioè noi siamo vecchi secondo no, te? No, io ho parlato per me, parlo anche per te, io ho parlato per me, parlo per tutti e due. Ci dicono mi ricorda Boskov che vinse lo scudetto, aggiunge uno, magari, dice Fabrizio, però anche quest'altro tifoso dice mi ricorda Boskov per la sua capacità di unirsi con la squadra, insomma. Lo ricorda? Ve lo chiedo perché io non lo so. No, perfetto. No, ragazzi, io né Fabrizio avuto... né Michele. Tu l'hai. Ci ho giocato contro diverse volte. No. Insomma, e né Riccardo, mi dispiace, per l'atteggiamento, dicevano. Anche le risposte in conferenza stampa, queste. Ma Boskov era un bravissimo allenatore. Sì, aveva consolidato un gruppo importantissimo, però era istrionico. Era uno battute spiritoso, ironia, cioè molto più. Mi sembra che Rugna sia molto più preciso. Poi soprattutto a livello tattico non lavorava, nel senso non incideva così tanto come abbiamo visto fare in queste partite. Era quasi un'autogestione quella Sampdoria lì, ma veramente era forte quella Samp, clamorosamente. Paradossalmente ricorda più Sven Goran Eriksson come atteggiamento di allenatore. A me invece ricorda molto Zaccheroni nel modo di fare. Anche Zaccheroni è uscito, sono quasi sicuro di averlo. Perché è una persona estremamente seria, molte idee e il coraggio di portarla avanti. A me sembra molto Zac. Allora, guarda, questo è Paolo Curva Nord. Runic dice contratto a vita per lui. C'è una somiglianza, secondo me, con Zaccheroni, sia come stile sia come squadra. Sempre gioco offensivo, sempre voglia di migliorarsi. Molto coraggioso. Davvero un grande allenatore e soprattutto che sa leggere le partite, cosa che l'anno scorso invece peccavamo. Su questo assolutamente. E niente, questo era il messaggio. E poi Paolo da Udine dice un grazie veramente per averlo scovato alla famiglia Pozzo e allo staff. Bene, siamo contenti di tutto ciò, anche di chi fa retromarcia, perché anche dire
avevo sbagliato, è assolutamente tanti, no, perplessità sull'uomo ha ragione, quello che il signore che ha scritto. No, insomma, adesso possiamo dire che noi per primi, quando abbiamo detto chi non lo conosce, sì, non lo conoscevamo, ma chi se è? Se tu non lo conosci, allora hai delle perplessità, non lo sai, dei dubbi. Io certo, dei dubbi. Sospendi il giudizio, ah, no, sospendiamo il giudizio. Quello che abbiamo fatto tutti quanti per 3-4 mesi, anche però, sui certo. giocatori. Esatto. I giocatori che arrivano a Udine, esatto. non arrivano giocatori, a parte Alexis Sanchez, che noi conosciamo benissimo, perché sono giocatori che arrivano da seconde leghe, da campionati stranieri, campionati non importanti come magari quello delle prime cinque delle Premier in Europa, no? delle leghe o delle leghe. Ma arrivano giocatori poi di prospettiva, ma questa è stata la storia dell'Udinese. Mm. Cioè Gökhan Günder, che tutti lo conosciamo, quando è arrivato qua, un turco svizzero, svizzero turco, cioè anche questa, Mehdi Benassia, no? Sì, un marocchino che arriva qua, tu non... esprime il concetto, stai aprendo mille parentesi. Non lo so. No, ma tutte a parte. Cioè questo è il modo superandi dell'Udinese, ma l'Udinese, ripeto, ha uno scouting che lavora 365 giorni. Però anche sugli allenatori, ma anche sugli allenatori, Giorgia, ma certo... Non è che l'hanno pescato così della serie, hai un numero di telefono, ecco, passamelo, no, non funziona così. Magari qualcuno è stato anche sbagliato, la scelta sbagliata, no? Ok, però ci sono degli esempi in cui è stato pescato bene, voi avete parlato di Zaccheroni, insomma è la un cosa esempio più importante, scusami, ma anche lo Spalletti che arrivava ed era un allenatore in quel momento etichettato come perdente, lo ricordate? Ma era ritornato, perché lui ci salva e poi non gli viene rinnovato il contratto, Guidolin stesso nel 99, poi rientra nel 2010, però pensiamo a Gotti, per esempio, il fenomeno Gotti, ripreso da secondo a primo, ora comunque sta avendo una carriera più che dignitosa in Serie A. Però la differenza in questi anni, nei campionati anche italiani, la differenza secondo me è la scelta dell'allenatore, che è la scelta più difficile, perché guarda quello che ha fatto Gasperini all'Atalanta. Lì è stata la svolta della grande squadra, no? E guarda le grandi squadre che fanno difficoltà, togli l'Inter, vista ieri sera, ma non parliamo dell'Inter, ma la grande differenza è avere la fortuna e l'occhio lungo di trovare l'allenatore giusto, che non è facile, perché sono allenatori che possono fare bene in una società. Baroni qua... A luglio si strappavano i capelli tutti per averlo, a Roma con la Lazio è un po' in difficoltà, no? Italiano nel Bologna, tutti è incredibilmente è difficoltà. Lo stesso giocatore Palladino che va a Firenze, si pensava, no? Il Monza, la rivelazione, adesso è in difficoltà. Quindi la difficoltà è trovare l'allenatore giusto, adatto, da mettere dal posto giusto, perché Palladino, di questi allenatori, fino a 3 mesi fa, stesso Thiago Motta, che ieri sera l'hanno già messo in croce, fino a 4 mesi fa erano degli dei assoluti, oggi sono lì a dire, bah, insomma, valeva la pena prendere Thiago Motta, potevano tenere Allegri, ieri sera parlando delle televisioni nazionali. È vero. Quindi la grande difficoltà è questa, Giorgia, cioè trovare l'allenatore giusto da inserire nella giusta rosa, che è dell'Udinese, che è quello che è stata la fortuna del passato, dove ha pescato allenatori semi sconosciuti, da Zaccheroni in giù, perché anche Guidolin ha fatto molto bene in giro, vinto la Coppa col Vicenza, Coppa Italia, eccetera, ma qua ha fatto l'apoteosi, ha fatto la storia dell'Udinese. Anche Guidolin, ricordiamoci, è partito con l'handicap. Sì, sì, però l'ha fatto lavorare, quindi non è facile trovare l'allenatore giusto al posto giusto. Questa può essere la fortuna di qualunque società, non solo dell'Udinese. Quest'anno, forse non diciamo nient'altro, potrebbe essere stata la scelta azzeccata, che è la più importante. È vero. E che in qualche modo allarga un po' gli orizzonti, perché ora chiaramente dobbiamo aspettare per valutare, ma se prima la Serie A era un po' restia a pescare dall'estero, forse l'esempio Runjajc potrebbe portare a questo pensiero anche altre società, cioè, perché poi alla fine abbiamo visto che l'allenatore che arriva dall'estero non è così impreparato. Si dice spesso non conosce il calcio italiano, sì, non tutti. C'è chi del Milan magari, non oggi, tutti. Oggi no, non col Venezia, ma col Milan, insomma. Cioè, Genoa che ha preso Shevchenko. Ma lì dipende anche un po' da chi vai a pescare. Cioè, io sull'allenatore straniero sono un po'. Io prenderei i nostri, ti dico la verità. Però caso Runjajc ci dimostra che se peschi bene, certo, puoi pescare bene. Ah, certo, però bisogna conoscerli bene. Per Bosco non è facile. Devi avere la fortuna e il naso lungo di pescare quello giusto. Devi avere tanti tecnici bravi con BTM. Il campionato italiano è molto difficile. Chiaro, Runjajc ci sta smentendo tutti, meno che l'Udinese che l'ha scelto. Tra l'altro, una statistica: è il primo allenatore della storia, il primo allenatore tedesco della storia a essere primo in Italia. In così, Italia, buttato lì. Dura la vita degli allenatori, Giovanni. Durissima. Tutti i casi che ci hai detto prima, Tavian. Sì. Mamma mia, No, ha detto bene Marco, cioè trovare l'allenatore giusto
nella squadra giusta non è facile. No. Italiano, straniero, noi in Italia abbiamo una squadra allenatori insomma, molto buona e infatti andiamo all'estero e facciamo molto bene sempre con i nostri tecnici, che sono preparati, sono accorti, si dedicano tantissimo. Però l'Udinese ha sempre scelto allenatori emergenti e quindi ha valutato questo allenatore che come emergente è adatto al gruppo squadra di Udine e all'ambiente di Udine. Per il momento la scelta sta confermando la positività. Giustamente quindi, ha scelto un allenatore straniero, però è stato puntellato da una presenza costante di Gino Pozzo, c'è Inler che è praticamente non è solo alla faccia, cioè, è stata studiata bella, bene, no? Una bella base su cui appoggiare. Bene, sì, sì, è vero. Sì, questo è un altro cambiamento importante rispetto al passato. Voglio dire, posso citare Julio Velasco, che è uno dei, uno dei miei uomini di sport, secondo me, preferiti. Che non è Julio Velasquez, lo precisiamo. Quello era un altro. Esatto, ma è Julio Velasco. Preferito di qualcun altro. Ecco, durante la prima esperienza con la pallavolo maschile, avevo carpito questa frase che poi ho utilizzato anche un po' nelle mie esperienze di allenatore, diceva che nelle ceneri, nelle più brucianti sconfitte, sono nascosti i semi delle future vittorie, vanno cercati con obiettività. Secondo me anche il club l'anno scorso, che è stata un'annata veramente pesante, come abbiamo detto, ha fatto queste riflessioni, ha detto dove devo migliorare, cosa devo fare, e ha creato, diciamo così, l'ambiente giusto con l'allenatore nuovo, Ingler, anche questa, diciamo così, fra virgolette, unione un po' più con i tifosi, con l'ambiente, che sta dando grandi frutti, secondo me. Questo è stato secondo me una cosa anche lì bella. Un cambio radicale, no? Cioè, prima la squadra era veramente isolata dai tifosi, oggi la squadra addirittura è in mezzo ai tifosi. Cioè, in mezzo, i tifosi vengono al Bruseschi, cosa che succedeva una volta all'anno, intorno a marzo-aprile, quando il campionato ormai era quasi finito, ma era veramente una passeggiata. Quest'anno già due volte, a inizio del campionato e a campionato iniziato. È vero. La presentazione in piazza, dove la gente si è riavvicinata ai giocatori, e secondo me anche questo è un segnale importante. Cioè, torniamo tra voi. C'è un'unità che era da anni che non si vedeva così. Tra l'altro, dopo una stagione la più fallimentare degli ultimi 30 anni, no? Sì, forse, sì, è vero. Insieme a quella di Lecce del 2001, ma la stagione veramente in cui abbiamo tremato e quindi magari era però più facile staccarsi. Quella squadra che si salvò a Lecce era la squadra che con Spalletti dominò. E c'erano i De Santis, sia Quinta, Pinzi, Di Micheli, c'erano tutti, Manfredini, giocatori che sembravano uno più scarso di quell'altro, e invece non era assolutamente così, erano giocatori, poi sono arrivati in nazionale. Si salvò a lei? Si salvò a Lecce. Mamma mia, Max. Non gli dai soddisfazione, non gli dai soddisfazione. No, gliela do, perché cioè, deve uscire da se stesso, voglio dire. Cioè. Vabbè, allora, per i tifosi che vogliono avere notizie dalla squadra, allora, vi abbiamo già detto di non andare a Ronchi, la squadra non arriva in aereo, la squadra arriva in pullman, c'è stato un disguido, arriverà tardissimo, quindi direi che non, insomma, andate pure a dormire. E quindi poi insomma ci sarà l'appuntamento con la sfida casalinga la prossima settimana in Coppa Italia, ci sarà modo di abbracciare la squadra e di incontrarla, però ecco, un viaggio di ritorno un po' complicato per l'Udinese, ma immagino che su quel pullman si festeggerà, anche sul pullman della squadra come nel pullman dei tifosi. Non so se non abbiamo più notizie del Poma, quindi o si è addormentato, no, puntino, Giorgia. E ancora allora andiamo con gli ultimi messaggi e poi riflettiamo un attimo su quello che ci aspetta dal calendario, perché ci aspettano Roma e Inter, esatto. Insomma, non proprio un esame semplice. Allora quest'anno abbiamo una panchina ai livelli dei titolari, ci scrive Eros. L'Udinese tra un po', secondo me, appena avremo amalgamato il tutto, sarà ancora più forte. Oggettivamente ne vedo 4 nettamente superiori, poi le altre ce la giochiamo, e se steccano quelle, punti di puntini, siamo lì ad approfittarne. E poi ancora un tifoso prima ci aveva scritto e adesso riprende il messaggio dicendoci: questo è il messaggio che avevo mandato oggi, e il messaggio era: non sarà così, però quando Leicester vinse la Premier l'anno prima si salvò all'ultima giornata. E a me questo, fino a questo momento, visto che avete fatto dei paragoni, Rooney ci ricorda molto anche il Sir Claudio Ranieri. Questo è Danilo da Artegna. E poi ancora: il vero upgrade rispetto alle stagioni precedenti è Inler. Bisogna assolutamente dar merito alla famiglia Pozzo per quello che è riuscita a costruire senza buttare via tutto, perché sarebbe stato facilissimo buttare via tutto dopo l'annata scorsa. E chiudiamo con, visto che l'avevi lanciato tu,
La domanda che pone di fatto anche al tavolo tecnico: nelle prossime 7 partite, 4 sono contro delle big, di cui 2 in trasferta. Le big sono Roma, Inter, Milan e Juventus. Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo mese e mezzo, 2 di campionato? Io ti posso dire una cosa, avendole viste dal vivo, sia la Roma che l'Inter, viste giocare contro il Genoa, non mi hanno fatto una grandissima impressione. Sono forti, molto forti, ma sono giocabili. L'anno scorso avevi la sensazione che alcune squadre, anche se tu avessi giocato la miglior partita, con qualche giocata di qualche singolo l'avrebbero portata a casa. Io non ho avuto questa sensazione, per quello dico, credo sia una Serie A livellata verso il basso a partire dalle posizioni di vertice. Sono curioso di vedere cosa succede in Champions tra poco con le nostre 5 squadre. E per quello dico, tanto hai 10 punti, sei sereno, tranquillo, te la vai a giocare. Secondo me anche loro avranno qualche preoccupazione nell'affrontare l'Udinese di oggi. Questo sì. Vogliamo dare la buonanotte al Poma prima di chiudere il giro? Se vuoi, sei buona tu. Poma, ci siamo? Eccoci, ci siamo. Eccolo là. Grazie, allora io voglio dare la buonanotte a tutti i cuori bianconeri che ci hanno sostenuto per questa imperdibile e immaginifica diretta, questa maratona partita in Friuli, arrivata qui a Parma, cioè una roba veramente incredibile. Tra poco dovrebbe sorpassarci anche la corriera della nostra Udinese, che come dicevate prima ha avuto un problema tecnico e si tornerà tutti in corriera. Sono qua dietro di noi, però noi ci stiamo scaldando un attimino e stiamo scaldando la luce dei nostri cuori che fa così. La capolista se ne va, perché tra poco quando ci sorpasseranno noi gli faremo vedere tutta questa emozione, l'emozione che ci hanno veramente trasmesso oggi, perché hanno giocato da veri campioni. A noi piace questo Udinese, piace tantissimo, l'amiamo, la criticheremo, ma l'ameremo sempre. Quindi invito veramente tutti, belli e brutti, di seguire sempre i cuori bianconeri. Prossima partita in trasferta sarà a Roma, quindi venite numerosissimi anche a Roma, perché quest'anno c'è veramente da divertirsi. Dopodiché mercoledì 25 settembre tutti nel nostro stadio, che è anche il vostro, per la partita di Coppa Italia, i 16esimi contro la Salernitana. Quindi buonanotte a tutti, ma proprio a tutti, anche a te Campazzo! Buonanotte, salutaci tutta la corriera e mi raccomando, pronti con i telefonini quando passa la squadra. Siete bellissimi, ciao, buonanotte, buon rientro. Sì, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Bello vederlo. Loro l'anno scorso hanno sofferto in una maniera pazzesca. È bellissimo vederli. Sono molto così contento. No, però gente che si è fatta trasferte, no, certo. Cuore della notte, la mattina andare a lavorare con poche ore di sonno. Loro meritano questo, sì, e molto, sì, altro. Sì. Questi arriveranno, sì, alle 2 di mattina distrutti, perché insomma, però pensate alla felicità, no, di tornare. No. Sono encomiabili, perché poi sono sempre gli stessi. No? Sì, sì, sì. Quindi veramente degli eroi. Assolutamente. Va bene, completiamo il giro su quello che ci attende il futuro, Marco, e poi chiudo con Gianfranco. Dico la verità, partita per partita, non mi piace fare un programma di 6-7 giornate, perché non sapremo come saremo a fine ottobre. Però ti dico innanzitutto che noi andremo a Roma domenica e la Roma secondo me è molto preoccupata da questo Udinese. Noi abbiamo 10 punti in classifica, quindi siamo abbastanza sereni, più noi di loro. De Rossi poi dopo la partita contro il Genoa ha detto: non ho capito la squadra, non ho capito tante cose nel secondo tempo, anch'io ho visto la Roma. Tra l'altro squalificato, è stato espulso. Sì, sì, no, ma a parte questo, vabbè, no, l'allenatore non gioca. Però non mi ha impressionato la Roma. L'Inter, l'ho vista ieri sera col Monza, non è l'Inter schiacciassassi che abbiamo visto sia a San Siro all'andata che poi qua nel ritorno. Quindi l'Udinese può dire la sua. Però, ti ripeto, secondo me è un problema anche affrontare questo Udinese. Soprattutto le due partite, la Roma che avrà un grosso punto di domanda a parte le coppe, l'Inter che noi ospiteremo dopo il derby, quindi avrà la partita col City domani sera, il derby con il Milan e poi verrà qua Udine. Quindi ci saranno dei problemi, perché chiaramente sono due rose che sulla carta prevalgono su noi. Però il momento di forma in cui tu affronti le squadre è la differenza di questo campionato. Perché in questo momento affrontare l'Udinese per me è veramente impossibile, certo, per le altre squadre. Magari tra un mese e mezzo sarà un po' più facile, no? Il Parma, che si affrontava questa oggi, era una delle squadre peggiori da affrontare. Perché a parte la sconfitta col Napoli, maturata
con un portiere che era un giocatore di movimento negli ultimi 5 minuti, aveva fatto veramente molto bene con Fiorentina e Milan. Quindi voglio dire, partita per partita, io poi la Juve e le altre le vedremo tra un po'. Va bene, Gianfranco, che sì, dici? Sì, io sono d'accordo su quello che ha detto anche Marco, perché intanto mi limiterei a queste due gare, no? Ma l'Udinese le affronta nelle condizioni migliori, fisiche, tecniche, morali, e quindi ben vengano affrontarle in questo momento. Secondo me è chiaro che il mister e il suo staff lo diranno già, ma il segreto è mantenere come squadra, no? L'ambiente deve essere entusiasmo, deve sognare, certo, ma la squadra deve mantenere il profilo, certo, basso, lavorare bene una settimana e in un ambiente positivo, che adesso è molto positivo, per poter fare il colpaccio, perché è nelle condizioni di poterlo fare con queste squadre in questo momento. Assolutamente. Vuoi leggermi gli ultimi? Poi andiamo tutti a dormire? Sì, prossime 4 partite, 6 punti, dice Eros, che ci chiede anche quando tornerà Sanchez. Non lo sappiamo, caro Eros, con certezza, ma un mesetto più o meno, un mesetto e mezzo, non lo sappiamo, verso ottobre, non lo sappiamo. Allora poi, non dire niente. Cioè, no, ma per dire che... Ma no, si dà torto nel senso sopra, che ce lo chiedono ogni settimana, ma di fatto, se abbiamo notizie, ve le diamo, lo sappiamo. Bravo. E poi vedremo quante squadre sotto di 2 gol riusciranno poi ad andare a vincere a Parma, ci scrive questo tifoso. Secondo me saranno molte le squadre che avranno paura di noi, come diceva prima Campazzo. E poi stasera siamo al settimo cielo per una coppia che è andata lo stesso a Ronchi, perché non si era accorta dei nostri avvisi di non andare, no, è andata là, hanno scritto, gli ho risposto dicendogli speravamo aveste visto la trasmissione, e loro ci scrivono non preoccupatevi, noi siamo qua a Ronchi, ci hanno mandato un selfie, felicissimi comunque, quindi va benissimo così. Intanto c'è Sanchez che ha fatto delle stories con scritto primo posto, piano, ecco, piano come squadra, insomma è tutto l'entusiasmo di Sanchez su Instagram, lo stavo guardando adesso. Esatto, e c'è anche Luca che ha fatto un post salutate la capolista, quindi insomma anche gli stessi giocatori sono abbastanza carichi, abbastanza casati. La musica è cambiata fin dall'estate, quando Runic faceva divertire i ragazzi con il calcio tennis e quei palloni giganti. C'era aria di cambiamento fin dall'inizio del ritiro e per ora si è visto. Questo hai detto una grande cosa. Ma l'ho visto anche quando erano sui ritiro a Blad Kirkheim, che erano cambiate veramente i rapporti tra loro. Giocatori che quando c'era da lavorare lavoravano, ma avevano anche il momento di divertimento, perché in fin dei conti il gioco del calcio si chiama gioco del calcio, quindi i giocatori devono scendere in campo con la voglia di divertirsi. Gioco del calcio si chiama gioco del calcio. Bravo. Altrimenti si chiamerebbe gioco del tennis. No, veramente, cioè, non si sfugge nulla. Lo aspettavi, è un'arguzia che malgrado l'ora e malgrado l'età continua a manifestarsi. Ma dopo Lecce abbiamo giocato con la Juve. Entus. Bravo Max, hai studiato. La finiamo facile, dai. No, ma soprattutto Rico, ragazzi, a un certo punto lo vai a aiutare, perché sennò la legge 626 mi penalizzerebbe, voglio dire. Va bene, stavo scorrendo, avete fatto facile, possiamo andare a dormire. No, ma il problema è che gli voglio bene. Ok, lo so. Pensa, se gli volesse male, ci hai capito? Mai una volta che mi aiuta, veramente, io prendo le distanze da te stesso. Voletevi bene. No, stavo scorrendo Instagram e ci sono 1000 foto anche di esultanza dentro gli spogliatoi, insomma di veramente giocatori entusiasti e, certo, partecipi e coinvolti e felici, e insomma è tutto molto bello. Va bene, ci auguriamo vada avanti così, assolutamente. Adesso andiamo a dormire, sogniamo, domani ci svegliamo col sorriso, sarà un martedì più leggero per tutti, per chi lavora, per chi va a scuola, insomma mettetevi la maglietta dell'Udinese domani ovunque, perché siamo la capolista, tiriamocela un po' finché dura, perché è giusto così. Grazie Gianfranco Cinello. Grazie a voi, buonasera. Grazie Marco Tavian. Grazie Giorgio, vado a casa a continuare a sognare. Guarda come me l'ha detto, non so, non ho il coraggio di andare avanti. Ma non ha neanche sillabato, hai visto? Voglio dire, l'ha detto tutta sciolta. No, è proprio, guarda. Grazie Massimo Campazzo, Alessandro Surza. Grazie per la maratona. Grazie a voi per i tantissimi messaggi, veramente oggi ne abbiamo letti tanti, credo che possano essere contenti. Nel dubbio scriveteci ancora, ciao e buonanotte. Grazie a tutti, ci vediamo ovviamente nei prossimi giorni, continueremo a celebrare in tutti i nostri appuntamenti questo incredibile primo posto e poi ci rivediamo lunedì prossimo dopo la Roma qui al Tonight. Buonanotte. Stasera frutta fresca di stagione.